Adesso non preoccupate, dopo vi dico anche i programmi. Comunque, c'è da dire una cosa, a livello di produzione di energia elettrica, che quando si produce in una centrale, hai comunque in una struttura centralizzata, hai comunque un rendimento più alto. Puoi andare su cicli combinati, quindi hai un rendimento molto più alto di quando la bruciamo sulla macchina, dove è un moto transitorio, dove io accelero, dove la combustione non è mai ideale. Quindi non è, cioè un risparmio comunque normalmente ce l'hai, non abbiamo solo uno spostamento dell'inquinamento. Inoltre hai comunque forse la CO2. Allora, in ogni caso, se noi consideriamo un mix energetico nazionale, cioè quello che noi produciamo attualmente, abbiamo un taglio del 30%, grosso modo, della CO2. E in ogni caso, abbiamo tutta un'altra serie di inquinanti che in città sono particolarmente dannosi, come per esempio gli HC e gli NOx. Si è vista in alcune città, come Milano e Roma, una correlazione tra ricoverati per problemi di asma e l'aumento dell'inquinamento atmosferico di quella giornata. Quindi abbiamo anche dei danni indiretti che spesso non vengono calcolati legati alle malattie. Quindi l'auto elettrica, oltre al danno di un patrimonio culturale e artistico che è unico al mondo. Per cui tutti sappiamo che i monumenti ogni tanto devono essere puliti per colpa dello smog. Quindi se mettiamo tutto questo come bilancio e la società lo deve fare, tutto depone a favore dell'auto elettrica. La centrale solitamente ha un monitoraggio continuo anche delle emissioni, mentre l'automobile ha il bollino blu una volta ogni 2 anni, Esatto. ecco. E poi si può pensare anche all'intrappolamento della CO2, cosa che non viene fatta ma che è impensabile su un'auto. Quindi in ogni caso. Non è, diciamo, mi sto muovendo sul settore. Una domanda che io volevo fare, che mi era venuta in mente, non so se voi sapete come mai ci sono certi paesi molto attivi nell'auto elettrica e certi paesi no, come l'Italia. Ok, lungimiranza, arretratezza, le solite cose, ma però ci sono dei motivi specifici. Per esempio, la Francia. Cioè, come mai la Francia ci crede così tanto? E come funziona il discorso? C'ha dell'energia elettrica, però sicuramente ci siete arrivati. Il principio fondamentalmente è notturno. Cioè utilizzare un'energia elettrica che ora butta, no? Per ricaricare le vetture la notte e in qualche modo affrancarsi almeno in parte dal petrolio. Quindi questo è il principio. Questo la Francia è stata alla fine l'auto è stato il paese con la Renault, la Peugeot, la Citroën che ha creduto più di tutte alle auto elettriche, se ci pensate, perché ha tirato fuori la Leaf non, è Nissan, però è comunque francese, controllata è Carlos Ghosn che gestisce i due marchi. La Renault ha tirato fuori la Zoe, la Kangoo, la Fluence, era nel gruppo Better Place per la sostituzione della batteria. La Peugeot e la Citroën, la PSA, insomma, ha comprato il progetto dalla Mitsubishi MIEV per arrivare un po' prima e fare contenti e fare contento il primo ministro francese. Insomma, è un fatto nazionale, cosa che l'Italia, per esempio, non riesce a fare. Cioè, loro hanno una prospettiva nazionale, un interesse totale. L'Italia non ci riesce tanto, quindi lascia la cosa un po' andare. Comunque. Allora, vi volevo raccontare, volevo partire anche come mai sono finito a parlare di auto elettriche. Io mi sono laureato in ingegneria meccanica, in maniera non brillantissima, tra l'altro. Poi sono rimasto lì come ricercatore, ho lavorato in Galleria del Vento, ho preso il dottorato in biomeccanica. Poi sono finito per una coincidenza a fare le gare di moto nella Superbike, nel mondiale. Lì ho fatto, mi sono divertito, ho fatto un po' di carriera, ho viaggiato il mondo perché sono andato in ogni circuito in cui correva il mondiale. E in quel contesto, in pratica, mi è venuto il pallino per le auto elettriche, che sembra impossibile perché il motorsport è, penso sia uno dei settori dove meno ci sia interesse, però non so, è scattato qualcosa, ha aiutato anche quello che io vedevo fare da Tesla. Tesla iniziava a veicolare nei suoi blog, su YouTube, i primi esperimenti di un'auto elettrica sportiva e da lì mi è venuto in mente di coniugare una passione che comunque avevo per la sostenibilità con la passione per la velocità, per il motorsport. Quindi mi sono distaccato. Da questa cosa ho deciso di intraprendere una mia via, una mia carriera e con dei miei ex colleghi dell'università abbiamo fondato una società. La società si chiama Privé, che sembra un night, però insomma sa per produzione, ricerca e industrializzazione di veicoli elettrici. La battuta che facevamo quando l'abbiamo creata è che con il precedente governo Berlusconi aveva comunque qualche vantaggio in più per ricevere dei fondi, però ormai questa battuta non è più attuale. Comunque, io sono stato catapultato qui. Mentre praticamente facevo lo spurgo dei freni, mi è stato detto di questa conferenza, quindi non ho preparato il furgo dei freni di una macchina elettrica, non ho preparato tantissimo. Attualmente lavoro, ho una società mia che si occupa di elettrificazione di veicoli e sono consulente presso la Tazzari, che è una piccola fabbrica di auto elettriche che viene, è stata venduta anche come NVG, probabilmente molti la conoscono così, che sono dei broker del fotovoltaico. Ci sono stati mille problemi, probabilmente qualcosa sapete, mi hanno chiamato per dare insomma una sorta di risistemata. Perché, Capisco, il network NVG diciamo, vabbè, è comunque, un incredibile. esattamente. Comunque, hanno iniziato a vendere anche auto elettriche. L'operazione non è stata, diciamo,
penso delle più felici, perché so che erano partite la crisi, sono arrivato dopo, e adesso stiamo in qualche modo cercando di crescere tecnicamente, perché oggi l'unico costruttore di auto elettriche in Italia è proprio la Tazzari, ed è l'unico in questo momento europeo indipendente. Cioè, se togliete i grandi marchi come possono essere Renault, Peugeot e vabbè, la BMW, eccetera, in questo momento è rimasta solo la Tazzari. In pratica, questa trasformazione, questa rivoluzione sta tagliando i piccoli e stanno rimanendo solo i grandi, un po' come potrebbe essere successo su internet. La Tazzari ci sta provando a resistere, sta migliorando il prodotto e speriamo, insomma, speriamo di sopravvivere, perché altrimenti l'Italia perderebbe l'ultima azienda che fa auto elettriche. Quindi diventeremmo un terreno di conquista dei grandi gruppi stranieri, perché per ora la Fiat non ha interesse di importare le auto elettriche che sta facendo in America per poter vendere in quel mercato. Ah, qui vabbè, questa è una piccola marchetta sulla mia società, ma ho anche l'operatore. Vabbè, questo è un esempio di quello che abbiamo fatto a un motor show, dove abbiamo presentato la DeLorean e la Smart Roadster. Io ho invasato per la Tesla, la prima auto su cui lavorai. Tanto le cose sono partite dal fatto che per capire bisogna farle, quindi ci comprammo un'auto e la convertimmo in elettrica. Fu come pagare un master, era l'unica cosa. Ne abbiamo fatti tanti di danni, poi ve li racconterò. E non avevo i soldi naturalmente per comprarmi una Lotus e convertirla, e prendemmo una Smart Roadster, una Spider, però ecco, ci mettemmo un motore abbastanza potente, intorno agli 80, agli 80 cavalli, 80 cavalli elettrici, con la coppia che hanno, insomma, è una potenza importante. Qui c'è un filmato, ma non si vede molto. Ok, questo qui è un filmato del nostro escavatore elettrico con 22 quintali che abbiamo fatto per il Samoter di qualche anno fa, mi sembra 2009-2010, è una delle fiere più importanti. E questo è un escavatore completamente funzionante, è un full power, l'originale aveva 12 kW, questo arriva a 22 kW elettrici. È più potente l'originale, insomma, che mi risulti è stato il primo escavatore elettrico full electric realizzato, almeno in Europa. Non so se è stato fatto qualcosa in Cina. Però la tecnologia non è nulla di particolare, è stata solo l'idea di farlo. Naturalmente costa, quindi il motivo per cui non ne vedete in giro tutti così è semplicemente il costo abbastanza elevato. È certificato, quindi può essere venduto, è stato affittato, è andato in giro, collaudatissimo e via. Però è rimasta per ora un'esperienza legata a quella fiera. Avevano bisogno di stupire e con questo, diciamo, ci sono riusciti. Poi abbiamo realizzato, adesso stiamo lavorando per la Scusa, Messer una C. domanda sul costo. Prego, sì. Ma perché il costo diventa eccessivo togliendo la parte meccanica e mettendo il motore elettrico che costa meno? È il Allora, pacco batterie, il sistema questa è una che... cosa che affronteremo dopo per bene. Io ora posso accennare. In pratica, spesso si semplifica molto il discorso dell'elettrico. La retrofit e l'elettrificazione semplifica tanto, perché non abbiamo solo un motore elettrico, abbiamo anche il controller del motore elettrico e costa più del motore elettrico. Abbiamo un caricabatterie, abbiamo un DC-DC, abbiamo un BMS, dove è lì praticamente il cuore di una macchina elettrica o di un mezzo elettrico, e poi è una centralina di gestione batterie, gestione celle. Il BMS, quello che chiamavo prima. Poi, sa che sarebbe per Battery Management System, Battery Monitoring System, oppure BBS, Battery Balance, cioè ognuno si inventa una sigla. Il mondo è conosciuto come BMS, come ha accennato il mio collega, ce ne sono di tanti tipi. Adesso lui ha fatto delle distinzioni molto più accurate. Io sono più da officina e distingo solo due tipi, l'attivo e il passivo. Poi ne parleremo meglio. Fatto sta che questi componenti costano molto e non sono industrializzati come i componenti dell'autoscoppio. Quindi, oltre al pacco batteria, che già costa un'eresia, ogni kilowattora che io vado a mettere di capacità, quindi il nostro serbatoio, costa tanto anche la componentistica. Quindi questo teniamolo presente. Perché non è ancora a livello industriale, voglio dire, ma Sì, perché a livello di costo sta però aumentando, non non sono so se convintissimo di questo, nel senso i costi. perché come la motorizzazione da 100 a 1000 cavalli hanno una componentistica che va per Sì, gradi per quelli che però sono non la mobili. semplificherei così tanto. Non la semplificherei così tanto perché ci sono tante. E No, io ho messo un semplice perché spiego sembra perché ci così. sono da 20-30 anni ormai che i muletti elettrici sono diffusi, sono dappertutto. E io non ho visto un calo mostruoso dei muletti elettrici. Cioè, i muletti elettrici sono prodotti in milioni di esemplari, non qualche migliaio come vetture elettriche. Cioè, hanno una componentistica ipercollaudata, sono famosi. Noi andiamo a prendere un pacco batterie di un muletto, sono 5.000 euro oggi. Ma anche se uno va a cambiare un controller di un muletto, che è semplicemente il sistema di gestione del motore, sono almeno 800 euro. Cioè, quindi andare a dire che noi pagheremo le macchine elettriche una cavolata, stiamoci attenti. Cioè, avremo 1000 vantaggi. Una cosa che non è stata detta dei costi di macchine elettriche è la manutenzione. Le macchine elettriche non hanno praticamente manutenzione. Se togliamo i freni, le sospensioni, il motore elettrico abbiamo detto eterno. Non abbiamo il cambio, non abbiamo per esempio il filtro dei filtri, non abbiamo l'olio, non abbiamo le candele. Un tasto proprio, cioè 800 euro è una cifra accessibilissima, Eh, cioè,
i costi. Ma io è controllato l'amuletto, attenzione, per cui ecco. Allora, se arriviamo all'auto siamo ma se mettiamo che il filtro antiparticolato di una Fiat Coma costa 1300 euro. No, ma costa a te, non costa, non è costo industriale, costo industriale è ridicolo. Comunque quando si intasa, diglielo al cliente cosa fa? Sì, sì, che lo cambia. No, no, ma siamo d'accordo, Però cioè, ma il problema è che ce lo abbiamo noi stessi. Ah, questo è un filmato. Ce li respiriamo noi quei gas che siamo dietro. Esatto. Questo è un filmato introduttivo, è un po' il riassunto di quello che abbiamo fatto sulla Smart Roadster. Questo qui mostriamo l'accoppiamento del cambio originale Jetra con 6 marce, tipo quello di me, accoppiato a un motore. Questo qui abbiamo spogliato tutta la macchina per poterlo fare. Poi spiegheremo meglio cosa ci vuole per fare questo tipo di lavoro, e accenderemo a un discorso di ingegnerizzazione, perché una cosa è montare un kit già pronto, con tutti i cavi, il cablaggio già studiato, con le centrali di interfaccia, che è un po' vagamente simile a quello come concetto montare un Landi, dove è tutto realizzato. Ingegnerizzarlo, cioè fare da zero, è un concetto un po' diverso, e parleremo delle difficoltà. Quello era come non fare un cablaggio. Per darla a lui. va bene. Allora, che qui sono, questo l'abbiamo fatto vedere, no? Allora io partirei, non so se vuoi far vedere, no? Ah, questa è la macchina elettrica che ha funzionato al Motor Show, cioè si vede che cammina, che comunque è sempre una soddisfazione, perché purtroppo molti dei prototipi che vedo in giro sono solo statici, poi vai a vedere i chiedi di farli funzionare, quando il nostro ha girato, questo è stato provato da 230 persone, quindi come livello di affidabilità abbastanza buono. La vettura non è immatricolata, per il solito discorso economico ci vorranno 10.000 euro per immatricolare. Noi l'abbiamo meno. Io ho dei preventivi Decra, al minimo mi sembra sia 7-8.000 euro, però ti parlo di 2 anni fa, non adesso. E io Decra e Tuvo, ho sentito Decra e Tuv Sud. E allora, questa qui, purtroppo mi vergogno, perché allora non avevamo soldi e onestamente è stata una grossa sconfitta. Abbiamo messo delle batterie al piombo. Il litio non è al piombo. Piombo gel o piombo? AGM, piombo gel. Sarebbe la massima evoluzione del piombo, che comunque sono batterie che durano poco e dopo, in genere dopo un anno le devi cambiare. Dopo 500 cicli. Ma quello non tanto, perché hanno un ampere ora interessante e con i caricabatterie noi usavamo i caricabatterie da muletti. Quindi non potevi fare, diciamo, dei biberonati. Sì, col kilowattora giusto si può, col kilowatt giusto si può fare, che non hai... Non hai quella densità di potenza, il bello della, e non hai quella densità di energia. Sono i due vantaggi del litio. Cioè il litio, non so, la batteria viene indicata. Ecco, insomma, questo qui è l'accoppiamento tra un motore e il Jetra a 6 marce originale della Smart. Ma quindi il cambio di marce viene anche gestito da... Allora, noi abbiamo messo una terza. Abbiamo messo una terza per semplificare, questo è un raffreddamento a liquido, se no l'avreste visto alettato. Poi dopo spiegheremo anche perché i vantaggi del liquido rispetto a quello d'aria, alcuni sono ovvi. Che è la luce? Vogliamo provare? No, perché... Si vede meglio? Però se forse chiedo la tua sera. Ah, va bene. Vabbè, questo comunque, il cambio abbiamo deciso di metterlo in terza, perché la coppia, questo è un motore abbastanza potente, la coppia abbiamo fatto come fanno i grandi costruttori, se voi andate a vedere i rapporti di riduzione sono in grosso modo intorno alla terza, rapporto fisso, loro mettono solo un riduttore differenziale senza cambio. In futuro, io adesso sto iniziando a lavorare per esempio per la Tazzaria un piccolo cambio, perché in realtà su piccole potenze i cambi sono molto importanti. Per dire, c'è la Brammo che è una moto con un powertrain italiano SMR, ha un cambio a 6 marce, e se la provate sembra di guidare una 600, fa paura. E adesso io ho visto anche girare la Formula 1 elettrica, quella che uscirà nel 2014, sarà un campionato di auto elettriche, molto bello, interessante, perché correranno nei centri città, quelli sono motori che girano a 18.000 giri e hanno un cambio a 6 o 7 marce, ora non mi ricordo, quindi nel tempo... sì, qui sono le varie fasi di lavorazione, tra l'altro abbiamo iniziato, qui ci siamo fatti esperienza, quindi per dire abbiamo fatto esplodere una batteria perché l'abbiamo messa in corto, quando abbiamo fatto il pacco, fatto una fiammata incredibile, idrogeno, insomma abbiamo fatto di errori, ne sono stati fatti, però abbiamo imparato anche così. Ora, il mio compito qual è? Che nessuno faccia gli errori che ho fatto io. Qui sono arrivato senza una grande preparazione in questo settore e me la sono fatta sul campo. Quindi qui avevamo deciso di metterlo qui per mostrarlo, quindi questo per esempio era l'inverter, perché alle fiere comunque nel 2009-2010 non c'erano tante di auto elettriche, quindi volevamo un po' far vedere di cosa si trattava. Qui abbiamo usato per esempio un connettore da muletto, oggi se qualcuno me lo fa vedere non ridisco, assolutamente, è il classico Anderson, per carità,
non si dovrebbe utilizzare altra roba. Poi ho portato un po' di foto e vi mostriamo un po' di componentistica. Quindi spero che non sia finita qualche foto sbagliata. Non c'è altro? Sì, qualcosina ci dovrebbe essere. Quella era pure gli sponsor, c'erano. Non c'è proprio il motor show. No, quest'anno non c'è. Perché sì, siamo stati. Questa era una fiera fire. Ah. No. Questo. La prossima volta ci organizziamo. Ma io ripartirei da qua, dai. Anche se non è proprio in ordine, almeno iniziamo a far vedere qualche componente, poi la riprendiamo e il recupero della foto, perfetto. Qui, per curiosità, questo qui è il sistema di riscaldamento. Quando noi sottoghiamo un motore a scoppio, chiaramente diventa complicato riscaldare la macchina. Cioè l'abitacolo non abbiamo comfort. Abbiamo due sistemi. Utilizziamo una caldaietta come questa, già preparata, per andare a interfacciarsi sul circuito dell'acqua originale. È ovviamente elettrica. E questo va bene, la pompetta, e questo qui c'è una resistenza, riscalda l'acqua e noi riusciamo a. La comandiamo con un interruttore. È qualcosa intorno ai 2 kW, quindi bisogna stare attenti al discorso ampere, dimensionamento cavo. E qui riusciamo a più o meno a sopperire la mancanza di un motore a scoppio. Per il motore elettrico ha un rendimento talmente elevato che non produce calore di scarto sufficiente per riscaldare un abitacolo. Invece il motore a scoppio ne spreca talmente tanto che è l'ultimo dei problemi. Questo qui è un altro componente molto molto importante, che prima non è stato affrontato. Questo qui ora è stato messo a caso, eh. Dopo speriamo che ci siano foto in cui è stato posizionato bene. Qui all'inizio stavamo giocando. Poi vi spiegheremo anche invece il metodo di lavoro corretto. Per poter iniziare a fare questo tipo di lavori. Questo qui è una pompa a vuoto. Quando noi togliamo un motore a scoppio, si comporta come una pompa e noi utilizziamo quell'effetto di aspirazione, l'autoaspirazione, per il servofreno. Questa è una cosa che, no, chiunque sia elettrauto o meccanico conosce molto molto bene. Togliendo ovviamente il motore a scoppio, bisogna sostituirla e ci sono delle pompe a vuoto, le fa la Ella o le fa questa, secondo me una delle migliori, e praticamente sopperiscono la mancanza di motore. Hanno uno svantaggio, che su una macchina elettrica non è da poco, fanno rumore. Io ho parlato anche con altri costruttori, ho parlato con Continental. Continental non fa solo gomme, fa per esempio i powertrain migliori per veicoli elettrici come la Zoe e Continental, e anche loro non sono riusciti a risolvere o a trovare una pompa che non facesse rumore di queste a vuoto. E su una macchina è orribile sentire quando noi giriamo la chiave, ogni tanto quando noi poggiamo il freno, sentire questo rumore. Adesso noi abbiamo trovato dei sistemi per attutirlo, comunque è sempre presente. Le case costruttrici che hanno dei capitali a cui normalmente anche chi fa retrofit in modo molto professionale non riesce, utilizzano delle pompe che energizzano il circuito dell'olio. Utilizzano praticamente la pompa delle SP per fare anche questa funzione. Però sono pompe particolari con un duty cycle che sono in grado di lavorare molto più di una SP normale. Quindi se noi modificassimo il software di un SP non riusciremo a ottenere lo stesso risultato. Quindi per ora ci dobbiamo accontentare di questo sistema. È lo stesso, ma infatti fa rumore, nel diesel non lo senti. Io per esempio, io ho provato. C'è il rumore del diesel di sottofondo che Esatto. nasconde. Io, noi quello, noi, quello più silenzioso che abbiamo provato è quello dell'Audi R8. L'Audi R8 è una sportiva, però non ha sufficiente depressione per un impianto frenante dimensionato in quel modo. Quindi ha una pompa Ella, la UP28, tra l'altro. Ne fa solo due modelli. Lì non si sente, nell'R8 il rumore non si sente, la mettiamo nella nostra, è insopportabile. Purtroppo il problema del silenzio fa emergere altri rumori che prima non si sentono. Chi ha guidato auto elettriche. Quella è la marca MS, è una marca svizzera, una multinazionale, ora appartiene alla SEBI, però ha solo elettrica, funziona a 12 volt. Sì, Sicuramente sì. c'era, poi Però, magari hanno avuto il capitale per farne una migliore. esatto, casomai io ripeto, ho parlato anche con la Continental, anche loro, però si può veramente lavorare. Io ho trovato dei sistemi di insonorizzazione, ci sono dei silent block che tagliano certe frequenze, però cioè, sembra una cavolata, ma andare a insonorizzare una cosa del genere è così leggera, proprio se uno va a studiare meccanica delle vibrazioni è una delle cose più complicate. Infatti anche sull'R8, insomma, l'Audi 4 soldi ce l'ha, non sono riusciti a togliere il rumore. Si sentiva, è chiaro, cioè, dei rumori talmente anche belli intorno che non ci fai caso, però c'era. Va bene, e qui niente, qui. Telaio chiaramente nudo, per poter lavorare una conversione c'è bisogno, almeno per l'ingegnerizzazione c'è bisogno di avere la macchina completamente pulita. Questo è il raffreddamento a liquido, sono i tubi. Questa è la prima versione, abbiamo usato tubi idraulici bruttissimi, dopo no, abbiamo iniziato ad utilizzare roba automotive. La prossima volta lavoriamo, dai, sulla Cosa va a piattaforma. raffreddare?
Allora, un sistema concepito bene, noi abbiamo bisogno di raffreddare due cose, minimo, il controller e il motore. Sono i due punti che sviluppano una maggiore potenza e anche se hanno un rendimento molto alto, vanno raffreddati. Oggi la tendenza del mercato è andare su componenti sempre più piccoli, quindi significa densità di potenza, significa surriscaldamento e l'unico modo per poter agire è andare con raffreddamento liquido. Nei muletti, nelle macchine elettriche che conosciamo oggi, come golf car o macchine economiche, non so se qualcuno conosce la Biro, la stessa Tazzari, hanno raffreddamenti ad aria, perché sono potenze modeste, utilizzano la componentistica dei muletti. L'Italia ha una storia a livello di componentistica elettrica famosa. Noi siamo stati, secondo me, un periodo dei più grandi costruttori di componentistica per veicoli elettrici in senso più generale al mondo. Abbiamo marche come la Zapi, la SME, la Zivan e tanti altri fornitori di altissima qualità. C'è un fornitore di caricabatterie che per esempio lavora per la NATO, fornisce caricabatterie per i droni americani, è certificato 1000. Però purtroppo non abbiamo saputo capitalizzare, nessuno di questi si è buttato sull'automotive. Quindi quando i grandi costruttori hanno iniziato, noi non abbiamo avuto la componentistica pronta, se no saremmo potuti, non so, essere con la Tesla piuttosto che con la Renault, pur avendo la migliore esperienza. Abbiamo lì imprenditori, secondo me hanno peccato un po' di scarsa lungimiranza. Questo fatto sta che se si utilizzano la componentistica dei muletti sono talmente grosse, massicce e pesanti che non è un problema, e anche di bassa densità di potenza, non è un problema di utilizzare solo l'aria. Quindi dissipazione passiva, al limite una ventola, ventilazione forzata. Altrimenti, quando si inizia a usare potenze interessanti, il raffreddamento liquido è molto molto importante, non solo in applicazione. Questo è come non fare un cablaggio, eh? Questo è come non fare un cablaggio, non l'ho fatto io, è stato. Questo l'ho dovuto rismontare tutto, rifatto ed è diventato così. Questo potete vedere la differenza. Purtroppo avevamo dato, io in quel periodo avevo ancora qualche rimasuglio di gare, ero con un team Ducati Liberty Effenberg e avevamo lasciato un'elettrauto, purtroppo non aveva l'esperienza, quindi lui partiva con un filo blu e finiva con un filo verde, intanto c'erano altri 3-4 fili tutti saldati. Queste cose, ecco, l'esempio di. Quando io ho aperto, c'era qualche problema di funzionamento, ho aperto, ho trovato sta roba, mi sono dovuto rimettere a rifare tutto, personalmente. Vabbè, comunque alla fine poi ci siamo arrivati, insomma. Abbiamo rivisto un po' tutto, abbiamo utilizzato corrugati, guaini a termorestringente, a proteggere il cablaggio. Sotto la scocca abbiamo utilizzato una treccia metallica, in maniera tale da poter proteggere il cablaggio. Lì comunque, la prima versione, questa aveva quasi 300 volt di tensione nominale, quindi. Insomma, sono tensioni importanti su cui bisogna stare molto molto attenti, poi casomai parleremo della sicurezza. Vi ho portato un piccolo documento ed è la cosa veramente più importante, perché anche se siete bravissimi elettrauti, comunque lavorare con la 12, 24, 32 volt, anche 48 è molto molto diverso che lavorare con tensioni superiori ai 70, 80 volt. Considerate che gli autobus arrivano a 700-800 volt di tensione, quindi bisogna stare veramente molto 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 attenti. Questa ora, se fai vedere questa, che è un inverter all'interno, insomma, spendiamo due parole sull'inverter a livello pratico. Questo è un inverter Mesdea Team 600, vecchia generazione, veniva montato, ha una storia lunga, comunque era dal 2004, non è stato più sviluppato. Quando noi abbiamo fatto la macchina non c'erano tanti di inverter in alta tensione, quindi non avevamo molta scelta. L'inverter fondamentalmente cosa fa? Trasforma la continua della batteria in una, chiamiamola, trifase adatta al motore. Questa trifase viene poi modulata in tensione per adeguare alla potenza, e che poi è quello che ha detto in termini scientifici e tecnici il mio collega. Qual è il discorso? Qui abbiamo la parte digitale di controllo, di elaborazione, di interfaccia, perché poi questa si andrà a interfacciare con altri segnali, per esempio l'encoder. L'encoder sta dietro il motore, serve per sapere qual è la posizione del motore, per poter poi in qualche modo erogare un flusso magnetico adeguato, no? Non so se vi ricordate, polo, contropolo, eccetera. E poi questo secondo me è lui indicato per spiegarlo in maniera decente. Qui la parte sotto invece è l'elettronica di potenza. Quelli che sopra certe tensioni si usano i GBT, sotto si usano i MOSFET. E secondo me è una parte di potenza fondamentale. Noi di questo ne abbiamo fatto esplodere uno, perché c'era un'incompatibilità tra un motore e un inverter. E durante le prove, durante il setup, purtroppo rientra nell'esperienza, anche nell'inesperienza, e abbiamo avuto un problema. Poi dopo è andato tutto a posto. Abbiamo capito l'errore e via. Va bene. Questo so se. Sì? Allora, per la climatizzazione è un altro bel bel problema. Allora, è una cosa molto molto onerosa per una macchina elettrica. Energetico.
Sì, assorbe dai 2-3 kW. Allora ci sono due sistemi. Le case che hanno i soldi, questa è una treccia, per esempio, con cui noi proteggevamo i cavi di potenza, questa treccia metallica. Questi erano i cavi dell'acqua. Se vi ricordate, prima c'erano i tubi di plastica da giardino, poi abbiamo iniziato a utilizzare, insomma, sui materiali si chiami EPDM, ma costa un'eresia. Comunque, per fare un impianto per un prototipo va benissimo e ci dà dei margini di sicurezza incredibili. Per l'aria condizionata ci sono due approcci. Si può utilizzare la componentistica usata nelle macchine elettriche come nelle macchine industriali o nelle macchine agricole. Vedi trattori, vedi muletti e affini. Ci sono dei compressori con integrato un motore elettrico trifase che lavorano con la tensione del pacco batteria. Noi sulla Tazzari adesso ne stiamo montando uno così e sono abbastanza compatti, ci sono varie taglie da 2-3 kW e insomma lavorano abbastanza bene. Il freddo lo fanno, è che sono un po' ingombranti e consumano. Non abbiamo la cinghia, quindi noi quello che è il compressore mosso da una cinghia in un motore a scoppio, noi lo dobbiamo muovere con un motore elettrico e quel motore elettrico ha bisogno di un controller per poterlo gestire perché deve avere una sua logica. 2-3 kW, quindi parliamo del 10-15% tranquillamente di autonomia in meno, proprio anche di più, dipende dal pacco batteria. Quindi incide molto sull'autonomia. L'elettrico è una brutta bestia come autonomia, nel senso che risente moltissimo se ho i fanali accesi, se ho l'aria condizionata, chiaramente l'aria condizionata, vedi proprio l'autonomia. Piatto stereo meno, però dipende dalla musica. Se siete amarri, sì, se no, no, non così tanto. Esattamente, anche l'USB del telefonino, solo che è praticamente ridicola, quella lì può stare veramente 2 anni. E c'è da dire una cosa sulle batterie al litio, che prima non abbiamo sottolineato, che le batterie al litio non soffrono praticamente di autoscarica. Cioè voi tenete lì un pacco, lo andate a rivedere dopo 6 mesi, ha perso quasi niente. No, è una cosa diversa. È una cosa diversa perché allora l'effetto memoria io lo intendo. Io sono un meccanico, però a forza di stare con questi che costruiscono auto elettriche e qualcosa. Allora, l'effetto memoria si intende quando io ricarico la batteria, non so, che è stata scaricata poco, e io non riesco a correggimi se no, se sbaglio, e non riescono praticamente quando io la vado a scaricare, lui mi suona, mi torna che scarica molto prima di quello che dovrebbe essere, come se lui avesse fissato un nuovo zero, memorizza l'ultima volta che ho fatto la ricarica. Quindi riduce molto l'autonomia. Questo era un problema delle vecchie batterie, mi sembra le nickel metaidruro, comunque la vecchia tecnologia. Quelle utilizzate per esempio da una macchina elettrica rivoluzionaria che era la EV1 della General Motors, forse la migliore macchina elettrica realizzata, cioè delle soluzioni ancora forse più moderne di quelle di oggi, se non solo il pacco batterie dà dei vantaggi enormi alle macchine odierne, ma allora la macchina di però ecco, soffriva di questo effetto memoria. Quando io parlo di che non hanno autoscarica, significa che io le posso tenere ferme per un sacco di tempo, al limite anche un anno, no, si consiglia non oltre, le vado a utilizzare e io le trovo ancora, anche ora abbastanza cariche, non so, al 60%. Ora, poi ci sono vari protocolli per quando io, per come lasciare le batterie, normalmente si dice di lasciarle intorno al 60% quando le metto in stoccaggio. Comunque, anche lì non c'è tantissime informazioni sulle celle. Dopo ne parleremo, che vi ho portato anche un po' di foto, parleremo anche di diverse tipologie di celle che oggi una persona può montare. Non stiamo parlando di roba da laboratorio che è praticamente impossibile da trovare. Allora, questo Cristiano Grilletti è uno dei nostri tecnici, soprattutto lui si occupa poi della parte elettronica, dell'interfaccia, di una delle cose più importanti, cioè l'interfaccia inverter o interfaccia BMS, macchina originale. In un retrofit, se si sceglie un'auto moderna, diventa molto molto complicato far funzionare alcuni dispositivi originariamente presenti. Basti pensare all'ABS o al cruscotto, che ha un sacco di informazioni elettroniche. Quando si va a togliere il motore e la centralina motore non è più collegata a un motore, bisogna cercare di emulare un certo tipo di funzioni. Quindi bisogna andare a studiare quali sono i messaggi mandati con un protocollo CAN, quasi mai un open CAN, quindi è un protocollo proprietario della casa. Bisognerà procedere con un sistema che si chiama sniffing, cioè andare a studiare quali sono i pacchetti che si scambiano, i messaggi, e creare gli emulatori, per esempio utilizzare un CAN analyzer, oppure come ha fatto Cristiano a mano, si è messo lì con l'oscilloscopio e se li ha ricreati i messaggi facendo, non so, faceva girare la ruota, vedeva che c'era uno scambio di dati, capiva che quel messaggio arrivava dalla ruota. Lavoro abbastanza lungo. Per questo quando si parla di ingegnerizzazione, cioè fare un retrofit di una qualità paragonabile a un'auto, non so, che esce da una casa costruttrice, è una cosa che non è alla portata di un artigiano, proprio perché richiede una quantità di tempo, un investimento enorme. Cioè lo fa, ma non sarà mai remunerativo. È utilissimo per imparare, perché a livello formativo ha un valore enorme. Quello che puntiamo noi è cercare di andare a
risolvere tutti questi problemi prima, quindi ingegnerizzare e alla fine arrivare a un kit che sia abbastanza semplice da gestire e da montare. Ok, possiamo andare avanti. Ecco, questo è Cristiano, questo è... Ok, qui io potremmo dire due cose. Questo è importante. Si dice, no, qualsiasi veicolo può essere convertito in elettrico. Naturalmente per veicolo si intende qualsiasi, nel senso barche, abbiamo visto un escavatore, noi abbiamo fatto altri cingolati piccolini, come dei mini damper. I grandi veicoli delle miniere, i più grandi veicoli mai costruiti dall'uomo, sono comunque elettrici, con un motore diesel che funziona da generatore, ma i motori sono elettrici. Quindi elettrificare, ogni tanto mi fanno degli esempi di cose elettrificare, rimango sempre stupito. Adesso hanno fatto per esempio un elicottero elettrico, dura una ventina di minuti, completamente elettrico, una cosa incredibile, è una startup. Range Anxiety diventa abbastanza, ce l'ho io, figuriamoci loro. Una cosa però c'è da dire, quando si va a scegliere un veicolo bisogna cercare di essere abbastanza intelligenti da scegliere un veicolo che abbia dei vantaggi. I vantaggi devono essere, cioè, tu sai già dove, vabbè, i vantaggi quali devono essere? Naturalmente secondo me uno dei principali è la leggerezza. I motori, la densità di energia di un pacco batterie non è quella della benzina. La benzina è un'energia mostruosa, ne sprechiamo tanta, però l'energia chimica immagazzinata in un litro di benzina è veramente elevata. Nel pacco batterie, no. L'energia è la cosa più preziosa che noi abbiamo all'interno di un veicolo elettrico e dobbiamo fare di tutto per poterla preservare. Vi faccio un esempio sulle gomme. Guardate le gomme della BMW 3. Non so se ci avete fatto caso. Davanti monterà delle 135, forse delle 155. La 19. Perché è una condizione di minor attrito possibile di rotolamento. Quale BMW? Io penso sia dagli anni 50 che una BMW 1 monta delle 155. Di sezione, cioè ormai sono abituato a vedere 205, no? 235, guardate quale ruote, è incredibile, eh? Se non ve l'avessi detto probabilmente non ci avreste neanche creduto, guardate, esatto, perché loro hanno capito che la cosa più importante è preservare quel kilowatt, quel miserissimo kilowattora che hanno, è la cosa più preziosa che c'è, perché è quella che ti dà l'autonomia. E c'è stato anche un calcolo, non mi ricordo, che ogni peso corrisponde a tot kilowattora risparmiato. Il peso è un valore importantissimo. Loro qui hanno fatto un investimento esagerato per un telaio leggerissimo. Questa, a parte l'Alfa Romeo 4C, è l'unica altra auto di serie che monta un telaio in fibra di carbonio industrializzato, quello che chiamano CFRP, perché dovrebbe essere rinforzato poi con fibre plastiche. Però è l'unico. 200 kg sicuro, perché poi loro tirano un po' a livello di marketing, perché poi, poi non pesa poco. Comunque è un vantaggio enorme. E la stabilità è eccezionale. Allora considerate che i telai del Formula 1 sono in carbonio, e ho detto tutto come stabilità. Non solo, c'è spesso tra i non tecnici c'è il mito che un'auto pesante sia più stabile. Questa è assolutamente una sciocchezza. Le Formula 1 cercano la massima leggerezza. Sì, è vero che c'è anche il carico aerodinamico che le aiuta nel percorrere velocemente una curva. No, la stabilità di una macchina la fanno altre cose. Più un veicolo è pesante in curva, maggiore è la sua inerzia, maggiore tenderà a uscire fuori. Questa è la fisica, proprio forza centrifuga. Più un veicolo è leggero, più starà su strada, più potrà percorrere la curva velocemente. Per questo che auto, moto, da gara, cercano di lavorare tutto sulla leggerezza. Non è solamente perché hanno una migliore accelerazione, è proprio per quello che l'ho specificato. In una moto non ci sono, in un'auto da turismo non ci sono, nel senso che in una Formula 1 è valida, ma anche in un'auto da rally cercano leggerezza e non c'è un grande carico aerodinamico, sia per la velocità che per la forma. L'auto leggera fa la curva più veloce, chiuso. Questo a parità di attrito del pneumatico e della strada. Però un po' più bella potevano, cioè, adesso già siamo tutti uomini, no? Potevano un po'. La prossima volta scelgo io i filmati, eh? Perché qui... Qua non mi è piaciuto, allora mi ha messo di malumore. Allora, ritornando a bomba, quando si va a convertire un'auto, spesso mi arriva qualcuno e mi dice: ah, voglio fare l'hammer elettrica. Insomma, non la consiglio, perché è figata, fa il rapper americano, quello che vuoi, ma non è l'auto adatta, a meno che uno non abbia, non so, 200.000 euro per le batterie, perché un pacco elettrificare un'auto come quella viene a costare cifre folli. Bisogna cercare di stare su auto leggere. Noi ne abbiamo. C'ha altri problemi, ma è un Hammer, può permetterselo. Comunque, facciamo un esempio. Un'auto, per esempio, molto valida se uno dovesse fare un retrofit, che poi non sia competitiva economicamente. Io
A me retro mi piace tantissimo, poi se mi vado a fare i conti mi vado a comprare la Zoe, perché finché non è industrializzato a un certo livello, non ci sono delle economie scale, c'è da pensarci mille volte. No, con questo no, non che non sia d'accordo con retrofit, anzi, è l'unico modo secondo me per imparare veramente bene come funziona un'auto elettrica. Se noi andiamo sulla, per esempio sull'Audi A2, l'Audi A2 è uscita di produzione perché è un'auto forse troppo avanti per quel tempo, però aveva, se vi ricordate, faceva 3 litri per 100 km. Aveva un CX molto basso, aveva delle ruote non enormi, perché doveva consumare poco. In parte, in qualche modo sì, ed era di alluminio. Cioè il miglior telaio come leggerezza dopo quello in acciaio. Prima del carbonio, aveva di mezzo tra carbonio e acciaio. Sì, quella 3L 100 km, sì, poi avevano fatto varie versioni, mi sembra anche un 1000. Però è l'auto, secondo me è l'auto migliore. E aveva anche l'altra cosa, quindi ricordatevi, leggerezza ed aerodinamicità. Sono i due componenti migliori se volete fare una buona conversione. Io ho scelto la Smart Roadster perché mi piacciono le auto sportive, però la razionalità dice questa come auto. L'altra, secondo me questa racchiude un po' tutti i vantaggi, anche un po' di spazio sotto la scocca, perché poi il mito non costa tantissimo, si trova. Prende qualche idea, anche perché l'aerodinamica purtroppo risponde a leggi fisse. Avete visto la Prius? Cioè, avete visto l'Insight e la Prius sono simili, non c'è niente da fare, la forma a goccia, il dietro rastremato, rientra purtroppo, non se ne esce. Sì. Ok, altri esempi di auto buone da convertire, la classe A era un'auto che faceva parte di un progetto Mercedes per auto elettriche e per auto, mi sembra, idrogeno, che andavano sotto il nome Neckar. Era tutti quelli che erano i programmi ecologici di questa grande casa, e loro investivano veramente tanto in questo settore. La vecchia, quella dell'Alce, famosa, che si cappottava. Ah, la 170, la 180. Chissà perché si cappottava? Allora, lui dice, non sono completamente d'accordo, io ho un'altra teoria, però ne parleremo in separata sede, che questa era nata per avere un pacco batteria, e questo era vero, confermo, un pacco batteria sotto il motore. Cioè dove c'è il motore a scoppio, vi ricordate che il motore era molto basso nella classe A? Lì ci doveva essere un pacco batterie. In pratica tutto il baricentro di questa macchina doveva essere più basso. Sotto il pianale. Infatti, questo avevano fatto poi, infatti loro hanno utilizzato quello spazio per creare una specie di struttura per il crash test. Infatti la classe A, pur avendo il muso corto, era molto sicura, perché il motore poteva andare su questa zona, che in realtà doveva essere destinata al pacco batteria. Insomma, il progetto era stato un po' stravolto, poi io non so i dettagli. Fatto sta che questa è un'auto che si adatta bene, perché è leggera e soprattutto non è pesantissima, soprattutto ha un sacco di spazio sotto. Quindi l'altro fattore è lo spazio. Un'altra auto che si presta bene per lo spazio, non per il peso e l'aerodinamica, e per me è anche uno dei peggiori, forse uno dei punti più bassi del design italiano, è la Multipla. Poi mi spiace chi ce l'ha, macchina praticissima, però meglio quella vecchia degli anni 60. Comunque, questa qui era nata per due motorizzazioni, elettrica e idrogeno. Era un progetto pagato dallo Stato italiano, era per spingere, per elevare il livello tecnico della Fiat, per fargli fare esperienza. Poi loro hanno fatto qualche prototipo, mi sembra massimo 5-6. Sono papà di soldi. Con quelli hanno sviluppato il telaio Space Frame e l'hanno venduta a metano e a benzina. Insomma, poi ha fatto diesel, ha fatto la storia che voi sapete. Sto gioiello. Comunque, la... Sono richiestissime adesso. Beati loro. L'elettrica comunque... Per carità. L'elettrica comunque, proprio perché qui c'è questo spazio per le bombole... Questa idrogeno, comunque qui possiamo utilizzarlo per il pacco batterie, si presta. Un'auto elettrica dovrebbe nascere. Beh, però non è il pacco batterie questo, ti sembra? Vabbè, scusate. Perfetto. Anche perché qui c'è il motore a scoppio, sarebbe dovuto essere fuel cell. Vabbè. Comunque, la cosa interessante, a livello costruttivo, questo è come dovrebbe essere fatto un'auto elettrica, cosa che ancora oggi non tutte le auto elettriche sono fatte così. Cioè sotto il pianale ci sono state le batterie o qualsiasi altra, le batterie, la Tesla rientra perfettamente in pieno, l'auto, il telaio lo si costruisce intorno al pacco batterie, non viceversa. In Tazzare hanno costruito prima il telaio e poi le batterie dove le sistemiamo. Allora, una parte sono finite sotto i sedili, un'altra parte davanti per 4-5 cm. Se ci avessero guardato prima non avremmo avuto questo problema. Adesso stiamo cercando di risolvere questo, ma per motivi di stabilità, per motivi di razionalità, il pacco batterie non deve essere separato, deve essere sotto sedili tutto insieme. Questo comporta che l'auto elettrica verrà un po' più alta dell'auto normale, vedete BMW 3, che è un po' più alta di un'altra auto, però è il sistema più funzionale. La stabilità di queste delle auto elettriche è mostruosa, vanno provate. Perfino la Tazzari, che ha un pacco batterie diviso in due,
in curva fa impressione. Una Tesla non ne parliamo. Insomma, in ogni caso, abbassare il baricentro, lo sappiamo, i tecnici di qualunque reparto, di qualunque casa costruttrice, quando si parla di auto sportive, il principale compito è abbassare il baricentro. Perfino Alfa Romeo fece i boxer per abbassare il baricentro del motore, per non averlo verticale, per dare un'idea degli sforzi che si fanno. Qui lo facciamo in un attimo. Pacco batterie purtroppo pesa, ha un volume elevato, però dà un vantaggio in termini di stabilità impressionante. Non so cosa venga dopo. Allora, vabbè, questo è un sito di riferimento per ricercare, è una specie di archivio di community di persone, alcune matte, che hanno trasformato le loro auto, sono venute più o meno bene e lì si può imparare molto, si può entrare in contatto. C'è da dire questo. Sì, io allora, se ci si vuole divertire, perché io distingo due tipi di conversione, una fatta per il business e una fatta per imparare. Quella fatta per imparare, il sito va benissimo. C'è gente che si diverte, smanetta, qualcuno secondo me piglia la scossa, non ritorna normale, però ci sta. E lo fanno per lavorare. Fanno per divertirsi e per imparare qualcosa. Come chi si sta a smontare una motoscopio tutto il tempo. Cosa? EV Album. Però quello che voglio dire, sì. Da garage, non dovreste prendere esempio da questo. Cioè, se volete fare qualcosa e girarci nel pollaio intorno al pollaio, va benissimo. Vi divertite, ci sono mezzi strani, va bene, macchine particolari. Ma normalmente, se pensate che il retrofit sia qualcosa di paragonabile a questo, no. Sia per la componentistica che hanno utilizzato, sia per il livello di sicurezza. E un livello di sicurezza, anche se si utilizza componentistica buona, ci sono poi il come la colleghiamo, come la disponiamo. Basta che io sbaglio una staffa e comprometto l'intero progetto. Quindi non va semplificato come tipo di lavoro. Tra l'altro, questo utilizza un motore pessimo che è il Fimea, che mi ha fatto esplodere un inverter, per dirne una. Quindi non, questo, per esempio, è carino come l'ha fatto. Però, per dire che il progetto sia valido, bisognerebbe vedere poi come hanno passato il cablaggio. In genere, non trovo sempre qualcosa che a livello di sicurezza è da rivedere. Anche perché poi. Allora, le case costruttrici si possono permettere di risparmiare su qualche componente, sui cavi, sui connettori, perché hanno loro hanno modo di testare. Hanno centri di ricerca che possono dimensionare al grammo le cose. Questa è una cosa che noi non possiamo fare. Quando si fa un retrofit o si costruisce una macchina da zero, non avendo il reparto ricerca e sviluppo che può avere la BMW o altre case, bisogna cercare sempre di sovradimensionare le cose o di utilizzare il meglio della componentistica. Molti di questi mezzi sono fatti a risparmio e quindi hanno comunque una componente di rischio. Quindi bisogna prestarci attenzione. Perché ancora su molte cose non. Sì. Comunque c'è di tutto, eh. Hanno convertito anche Lamborghini, Rolls Royce, c'è veramente di tutto. Quelle buone sono veramente poche, però quelle professionali. Va bene, qui è soprattutto dal punto di vista di un tecnico. Allora, immaginiamo che avete deciso la macchina, qualunque essa sia, avete deciso di convertirla e vi mettete dalla parte di chi vuole fare un kit, non di chi si vuole divertire, provare l'esperienza, far muovere un'auto e farla finire lì. Vuole fare qualcosa che poi possa essere rivenduta e possa essere omologato. Allora, la prima cosa da fare è procurarsi una serie di dati. Guardarsi. Intanto iniziare a segnarsi i pesi che sono riportati sul libretto di circolazione, come prima cosa. Andarsi a pesare i due l'asse anteriore e l'asse posteriore. Raccogliere una serie di dati. Metterla sul ponte e prendersi conto degli ingombri, senza all'inizio smontare nulla. Prendersi un manuale d'officina. E, dato che dopo dovremo collegarci, non so, al cruscotto, sarà necessario fare un po' di prove sull'emulazione CAN, che è un lavoro molto molto lungo. E occupa qualche mese. Questo è il tecnico migliore, eh? Questo è il mio. Ah, sì. Vedi, questo è il sistema di. Sì. La centralina motore si può utilizzare perché può essere molto comodo, perché se noi gli emuliamo dei segnali, lei non impazzisce, cioè il sistema, per esempio, su Scotto non impazzisce, ci sono dei problemi e tutto quanto. L'ABS potrebbe continuare a funzionare. Altrimenti dobbiamo andare a creare un livello di emulazione ancora più alto, cioè a creare un'altra centralina che simula quella motore. Invece, se lasciamo quella motore e gli diamo i segnali che vuole lei, noi siamo abbastanza a posto. Esattamente, esattamente. Si lavora meno. Che fai? Mi abbandoni? Che faccio? Racconto le barzellette. Sì, fatemi domande, ecco, bravo.
preconfezionati, cioè, ad esempio, no, sono venduti per preconfezionati, ma non raggiungono questo livello. Ad esempio, per una Panda potrei richiedere, per una Fiat Punto potrei richiedere un kit. No, non esistono già. No, esistono dei kit semi pronti, però vanno dati a delle persone che, per esempio, come lui, si mettono a ristudiare la linea Ken, se uno li vuole montare su un'auto moderna. Esattamente, in pratica cosa vendono? Vendono BMS, vendono l'inverter, vendono il motore, però da lì a dire che sono da montare, sono facili da montare, è tutta un'altra cosa. Per dire, una delle cose da fare dopo questa fase, ecco, lui già, lì hanno già tolto il motore, è da mettere la macchina sul ponte, che è quello che vi ho fatto vedere prima, e iniziare a fare la rilevazione 3D, cioè andare a utilizzare un sistema CAD e ridisegnare tutta la macchina in tridimensionale, perché se uno vuole fare un lavoro fatto bene, tutti i componenti devono essere piazzati prima di andare a fare la conversione, non dopo, perché altrimenti vi ritrovate, ah, ma qui la pompa non c'entra, l'acqua non la riesco a far girare, oppure ma qui il compressore non sono componenti piccoli, il pacco batterie è grande, quindi me lo devo studiare in modo tale che possa sfruttare al massimo lo spazio a disposizione. Non lo posso fare al momento, qui fa vedere che in certi casi è stato fatto, anche noi l'abbiamo fatto, ma va evitato. Qui per esempio utilizza scatole di cartone che simulano il pacco. A livello artigianale si può fare, ma per una conversione seria bisognerebbe fare prima tutto al computer, io ti denuncio, e solo successivamente passare alla parte manuale. Questo è molto importante, la fase preliminare di programmazione è veramente veramente importante, si evitano i danni. Allora, sì, tutti gli esplosi no, però si può utilizzare. L'altra cosa infatti che è necessaria, e onestamente mi era sfuggita, cioè è una cosa che mi ero segnato ma non l'ho detta, è il manuale di officina, quello pratico classico che ha qualunque lettera auto, che in qualche modo riesce a trovare, o da internet o dall'amico dell'officina ufficiale, o pirata, ci sono dei siti russi che vendono qualunque tipo di manuale, in qualche modo si riesce a trovare. Con quello dà una grossa mano, perché ci sono tutti gli schemi elettrici. Quindi, bisogna vedere la figura di un kit crudo, diciamo così, come nasce. Proviamo ad andare avanti, così vediamo. Questo è Cristiano che si diverte con le scatole. Ecco, qui iniziamo a vedere qualcosa. Questo è il cambio, sì. Ma di solito ho visto, scendete sempre macchine con la trazione posteriore. No, allora, no, è un caso, sinceramente è un caso. Io tanto vedo che Roadster, poi col motore, allora, noi abbiamo più comodo da installare come... A me piace, no, perché piaceva molto, nel senso che la Roadster aveva delle caratteristiche tecniche molto interessanti. Chi come me cercava di scimmiottare, purtroppo con risultati diversi, la Roadster era la macchina giusta. Però per esempio i miei colleghi, mentre io stavo lavorando su una macchina elettrica tra virgolette sportiva, loro lavoravano su Panda, su Smart normali, vabbè, che è sempre posteriore, comunque su Panda vecchia e Panda nuova, non so, la Punto loro, hanno Punto bimodale. Trasformazione di un'auto convenzionale in po' elettrico, sì, è facile e potete fare qualsiasi cosa, nel senso che sia a sale anteriore o posteriore non cambia nulla. Per l'omologazione sì, però. Ok, ma dal punto di vista operativo, nel momento in cui invece voi volete trasformare un mezzo convenzionale in un mezzo ibrido, per cui aggiungere un secondo propulsore elettrico, allora se il mezzo è a trazione anteriore e voi lo installate sul posteriore risulta semplice, sì. Se invece volete sfruttare tutto sull'anteriore diventa un po' più complicata la cosa. Ok. Per cui questo, un attimo, giusto per dare l'idea, l'Andy con cui abbiamo avuto modo a che fare perché è interessato al nostro progetto nell'idea di cambiare filone, nel senso mi muovo verso il futuro, voglio anch'io qualcosa di elettrico, nell'idea di non avere neanche rogne col produttore originale del veicolo, nel senso che la distinzione è netta, il produttore originale sta sulla sala anteriore, io sto sulla sala posteriore, l'Andy sta focalizzando sulla trazione elettrica sul posteriore. Per una da cosa, aggiungere come aftermarket. Per una cosa molto molto diversa come concetto, cioè lui si basa su delle in-wheel piccoline di bassa potenza e crea una sorta di ibrido. È un ibrido, sì, è un ibrido. Qui parliamo di... Esatto. Io sposo la filosofia Tesla, cioè full electric, che è meno pratico oggi, perché sappiamo bene i limiti del full electric, e secondo me è meno remunerativo, però sposo quella filosofia, mentre giustamente si stanno esplorando come l'Andy tantissime altre soluzioni intermedie. Che sono anche più pratiche come l'ibrido. Però per me la complicazione di motore elettrico più scoppio non ripaga tantissimo. Però insomma, no, ma potendo anch'io scegliere tutto il progetto. Non si può, ci diverte di più. Esatto, è più semplice, ci diverte di più. Ha risposto giustamente, però. Elettrica incide molto un assorbimento. No, perché non è continua. Sì, assorbe tanto, ma non è continua. Sì, però no,
Assolutamente, però li gestiamo tranquillamente perché non è continua. Mentre la esatto. Quindi non è l'istantaneo. Perfetto. L'istantaneo non mi dà problemi. Qui non abbiamo approfondito abbastanza. Io ho un pacco batteria a una certa tensione, immaginati da 80 volt in su, però tutto il sistema a 12 volt. C'è un componente che non abbiamo parlato, l'ha accennato prima il mio collega, che è il DC-DC, componente molto importante, prende la 80, la 100, la 300, la 400 volt a seconda della tensione che abbiamo nel pacco e la trasforma in una tensione utilizzabile dall'impianto di bassa potenza. Normalmente non è mai potentissimo, li troviamo dai 300 watt in su fino a 1 kW, ma non è difficile che, anche 2 kW hanno fatto, però è difficile che ci siano dei problemi, perché anche se sono 80 ampere, quindi superiore alla potenza dei DC-DC, questi vengono assorbiti in modo istantaneo dalla batteria, dalla 12 volt che è in parallelo col DC-DC. Quindi alla fine non hai grossi problemi. Noi abbiamo costruito un po' di macchine e non abbiamo mai avuto DC-DC molto potenti. C'è sempre il dubbio che accendendo tutte le luci, tutti i fari, mettessimo in crisi la batteria e il DC-DC. Invece alla fine non ci sono mai stati questi tipi di problemi. Il DC-DC nell'uso normale ha sempre ricaricato la batteria. Quando c'era qualche assorbimento particolare, leggi il servosterzo. Il problema qual è? Che se scegliamo un'auto, torniamo prima alla scelta dell'auto, se scegliamo un'auto con l'idroguida non è una scelta intelligente, perché andare a ricostruire l'idroguida se è mossa da una cinghia è un problema. Se è un'idroguida elettrica va benissimo, se è un motore elettrico nel piantone è ancora meglio. Se io ho l'idroguida classica di una volta che era mossa da una cinghia diventa un problema. Sì. Ci sono aziende che fanno comunque gli assali col motore, no, classico come oggi, anche per macchine più vecchie. Comunque, sì. Vai. Sì, ma bisogna stare attenti alla coppia. Sì, è vero. La cinghia più flessibile magari rispetto a... Sì, ma non hai vantaggi perché è una coppia totale talmente alta sul motore elettrico. Il motore elettrico è molto flessibile, che quindi lo perdi. C'è un grafico che non so se lo riusciamo a trovare. No, lo apriamo dopo. Ma supportano più coppia, quindi alla fine. Ma è un po' diversa la cosa. Dopo ne parliamo, voglio approfondire la cosa. Però lo utilizzano anche nel grande eolico, quindi sulle nuove macchine. Perché il motore, ne parliamo adesso. Se allora, c'è una differenza però enorme tra un motore elettrico e un motore a scoppio nella gestione della coppia. Vi faccio un esempio. Allora, il motore elettrico, il motore a scoppio, prima dei sotto i 1000 giri non ha praticamente coppia. E cosa ho bisogno della frizione? Un motore elettrico no, perché parte da zero giro col massimo della coppia. Dovremmo ritrovare un grafico, io l'avevo lasciato a lui, che mostra la differenza tra come parte un motore elettrico e come parte un motore a scoppio. E vediamo che abbiamo un utilizzo enorme. Vi ricordate quando negli anni 90 sono iniziati ad arrivare i common rail, o comunque i primi turbodiesel portanti, e vi siete accorti come rispetto al benzina, nell'uso di tutti i giorni avessero molto più gradevoli, avevano questa ripresa. No, molto elevata. Ecco, immaginatevi che il motore elettrico, quando guidate un elettrico, è quella sensazione è molto molto più amplificata. Cioè il diesel vi sembra il benzina di una volta che dovevi tirare la marcia, se no non sentivi la spinta. L'effetto è qualcosa del genere. E cambia l'andamento della coppia, è completamente diverso. Per questo quando si parla di maggior flessibilità, io ho una coppia talmente buona che con una marcia faccio tutto. La Tesla ha prestazioni mostruose, ha una sola marcia. Chiaro che se ne metto 6 ce l'ho ancora più mostruose. Però poi arrivano altri problemi, perché dopo c'è un discorso di consumi, perché quando aumento la velocità i consumi legati all'aerodinamica aumentano col cubo, quindi in pratica getto una quantità di energia enorme in... Una marcia che significa? Che ha un variatore? Cioè no, un'unica marcia, è una presa diretta. Tipo... E faccio tutto, da zero a... la Tesla fa 200 km, è uguale. Comunque c'è da dire che se si inizia ad alzare l'elettrico o ibrido... Sì. Diciamo. Io non sono d'accordo, cioè ti spiego. Perché almeno al momento, vai. Per darvi un'idea, no? Sì. Adesso, questo è un motore piccolo tagliato sulla punta per cui viene prestazioni fino a 70 all'ora. Vedete come adesso avete le curve del motore endotermico e portate le 5 marce, per cui come forza alla ruota, che poi è quello che vi dà l'accelerazione. Se voi scegliete una porta adeguata, no? 100 all'ora, li fate senza problemi e siete vicini alla stessa forza della prima. Potrei addirittura accorciare un po' la porta, salire ulteriormente o mettere un motore con un po' più di coppia e non avete problemi comunque la porta a fare tutto quello che vi serve. E più aumentate la potenza meno avete problemi. Sì, e questo è un motore piccolino, nel senso che è fatto per avere prestazioni limitate, per cui se ho un motore per prestazioni pure elettriche, per cui con una potenza mi garantisce 130 all'ora, nessun problema. La Tesla con un cambio potrebbe fare i 300, dopo il pacco batteria dura mezz'ora.
Cioè, questo è esattamente, grazie. Bravo. Poi ti stavo menando. Comunque, no, per quanto ricollegarci al discorso delle prestazioni, una delle cose che hanno allontanato le persone normali dalle auto elettriche è stata proprio la mancanza delle prestazioni. Per questo io su quello insisto, per questo iniziai a lavorare su una smart elettrica con alte prestazioni, su una Roadster. Per questo la Tesla ha avuto successo. La strategia di puntare su basse prestazioni ha creato un grandissimo danno d'immagine alle auto elettriche, perché per anni, immaginatevi la Panda Elettra o altre auto, costavano e non andavano per niente. E oggi tutti quelli di cui parlo, del lavoro che faccio, mi dicono: ma chi quelle, no? Cioè, a me spesso mi offendono, no? Chiaramente, perché le auto elettriche a livello hanno un'immagine pessima. La Formula 1 elettrica è stata portata avanti proprio per cambiare l'immagine delle auto elettriche, perché hanno un'immagine di auto lente, poco affidabili, che in salita vanno pianissimo e così via. Le collegano a delle golf car, a esperienze passate, ad auto come la Buddy, dopo la Panda Elettra, vabbè, prima della Panda Elettra c'è stata la Torpedo, comunque tutte auto con prestazioni mediocri. Questo ha creato un danno d'immagine enorme a tutto il settore auto, che ora la Tesla, per cercare di colmarlo, deve far vedere prestazioni incredibili. Quindi, quando si cerca di limitare troppo le prestazioni, a livello razionale sono d'accordissimo, perché in città non ci facciamo niente di quelle cose che succede. Vabbè. Però, purtroppo, per ragioni di immagine e anche di costo, ecco, questo è l'esempio di come non fare un'auto elettrica, secondo me. È la, non fare un'auto elettrica. È la Fridac, purtroppo... È Ducati Energia, che non c'entra niente con la Ducati Moto, è il Fridac, si capotta da solo, se lo lasciate parcheggiato lo ritrovate qui, se fate la retromarcia, prendete uno scalino, pum. Io non l'ho mai provato, poi ditemi se possiamo avere un corpo di polizia con questo mezzo. Io. E questa è, e qui parliamo di un mezzo che comunque costa più di 7.000 euro. E alla fine, se noi guardiamo il rapporto qualità-prezzo, preferisco spendere molti di più per una Zoe che è fatta in modo decente, o addirittura per un i3, piuttosto aspetto 10 anni, perché non ho i soldi, piuttosto che andare in giro con un affare così. Tra l'altro al piombo, eh. Quindi, anche come sicurezza, sì, però c'è quadriciclo e quadriciclo, per dire, la zero... È molto più robusto, ma io onestamente non piace, non vado pazzo per il Biro, perché ha prestazioni troppo modeste. Io non... Però c'ha un telaio molto più robusto, ma è un aborto, eh. Non posso sparare contro, per dire, se prendiamo una Zero... Sì, esattamente. Beh, loro fanno questo di lavoro, eh. Hanno elettrificato la cabina, l'hanno resa semovente. Quindi se io faccio, non so, se io faccio una roulotte, cioè... La Zero non è un fiore, però comunque secondo me è già più auto, sì, di quella. Io lavoro per la Zero, ma preferisco una Twizy anch'io, però purtroppo la Twizy è francese e non mi ha offerto. Però è comunque un'altra cosa rispetto a uno Fridac, uno può dire quello che vuole, oppure un Biro. Tra l'altro questa è un'auto che l'ultima versione a cui stiamo lavorando fa 120, c'ha reali 150 km di autonomia, quindi è una cosa... Costa parecchio, costa su, quella con l'ABS al top costa sui 25, non è competitiva, è quasi fatta a mano. Infatti prendo una Zoe. Ah no, a me non convince molto, non si parla male di però è una vettura cinese. Ha un pacco batterie fissato in maniera assemblata alla buona, a me ha una componentistica non di pregio, se uno va a prendere una... No, ma quella è fatta dal... No, ma non è fatta di serie quella. Quello è un progetto della Comunità Europea, se non sbaglio. Non è... cioè, quelli ce ne sono tanti, perché... Ah, ok. Questo è un po' come l'Icaro, un altro rapporto. È l'Icaro. A me, allora, in Italia tantissimi imprenditori stanno puntando su questo tipo di veicoli, cioè sull'importazione di questo, soprattutto ex del fotovoltaico. La stessa NVG ha puntato sulla Tazzari. Però io non credo tantissimo che la gente, potendo scegliere una Zoe... e una i3 vada su queste, anche se costano molto di meno, anche se costano la metà. Però per quello che ho imparato io del mercato, preferiscono aspettare, vanno in giro col benzina fino a che le macchine giuste non diventano a un prezzo giusto. Però in giro così non ci vanno, tanto più l'italiano, che è legato tantissimo all'immagine, alla moda. Quindi a me mi dicono che vado al bar con questa, non... cioè la gente, sì. Di un'amministrazione locale che ha dei limiti di budget e altro. Io non penso che... Allora, nel tempo vanno a pagare di più.
nel tempo c'ha, nel tempo vanno a pagare di più perché allora, allora se fanno un incidente sì, ma io non li vedo che sì, perché non hanno persone preparate, perché il rapporto qualità prezzo tra una gringo e una Zoe va su, guarda, questi non hanno strutture per crash test, non hanno ABS, non hanno SP, non hanno aria condizionata. Sì, beh, la Zoe è carina, la Tesla è carina, cioè auto elettriche belle, la Fisker Karma. Sì, però l'Italia è in periferia, quindi nessuno gliele chiede, cioè non c'è che la Fiat che fa auto elettriche, quindi chiede a loro di commissionare i progetti. A livello di siamo sempre meno competitivi, però c'è una buona, non so, chiamiamolo best practice o un buon esempio, è quello di Bolloré. Perfetto. Bollo, sì, hai ragione. Bolloré è un produttore francese di batterie, uno ricchissimo, e lui doveva costruire un'auto elettrica, si è rivolto a Pininfarina, Pininfarina gli fa un'auto elettrica economicissima, questa però è la versione, diciamo adesso vediamo quella vera, che è un po' meno gradevole, comunque è carina. Queste qui ce ne sono, mi sembra 2000 a Parigi, qualcosa del genere. 2500, hanno fatto un servizio di car sharing spettacolare, è probabilmente il migliore del mondo. Si va lì con, in maniera molto molto semplice, si prende un'auto elettrica, la si usa quello che serve, la si paga poco e la si riconsegna in un punto qualsiasi. Questo sistema lo stanno esportando in molte altre città. Hanno i soldi per poter gestire la perdita normale, cosa che gli imprenditori italiani vogliono sempre lavorare in attivo fin dal primo anno, almeno di quelli che conosco io. Comunque è un'auto molto buona, vediamo che qui hanno utilizzato il volante di una Lancia che evidentemente gli avanzava. Comunque, però... Esatto, lì... Sì, addirittura per risparmiare al massimo, questa è fatta molto a risparmio, ah, non, non è neanche verniciata, cioè i pannelli in plastica sono lasciati per risparmiare proprio tutto quello che è possibile risparmiare. Ma è vero come dicono che hanno l'autonomia più elevata? Ha un'autonomia molto buona, non è la più elevata, perché ormai con la Tesla poi hai, però... però la danno ideale per 250 km, mi pare. Diciamo reale sui 200, dai. Io ho scritto a loro, sì. Non mi hanno risposto, poi ho scritto e non hanno risposto, poi gli ho mandato un francese direttamente a Parigi e loro non la vendono in Italia. No, la vorrebbero vendere però, non ora. In futuro la vorrebbero vendere. Detto che stanno facendo un progetto in America adesso. Sì, sì, beh, allora dobbiamo renderci conto che l'Italia per il mercato elettrico è il mercato meno interessante. Cioè chi fa auto elettriche non le viene a vendere in Italia perché siamo i meno sensibili, siamo quelli che considerano l'auto elettrica diciamo la soluzione peggiore. Siamo il paese meno interessato per esempio al fenomeno Tesla. Se la Tesla preferisce andare in Norvegia, che è un paese con 10 volte la popolazione che ha l'Italia, che venire in Italia a vendere. Perché è un mercato molto più ricco quello. È un mercato molto più sensibile alle auto elettriche. Quindi Bolloré andrà in tutti i paesi prima, tranne l'Italia. Questa è la conseguenza diciamo, della nostra strategia. E anche, se vogliamo, di un'educazione civica che non ci ha abituato a considerare i consumi di un'auto particolarmente importanti. Noi siamo ancora molto più legati all'immagine. Anche la Tazzale, signor italiano. Però vabbè. La Zero sì, la Zero sì. Va bene, questa era la versione optional che doveva costare, eccola qui. Poi per ragioni di costo l'hanno un po' imbruttita, perché la versione optional era veramente bella. La versione prototipo, scusate. Quella era molto molto carina. Poi dopo, ecco, gli hanno cambiato i fari e tutto. Ah, la mia, un altro aborto. Sì, questa stava per fallire, poi l'hanno ripescata, il governo francese l'ha ripescata, cosa che non farebbe con le auto italiane, non verrebbe fatto. Farebbero fallire come hanno già fatto con altre aziende. Però è una delle auto, quella mia, la stanno pompando tantissimo, cioè sta anche vendicchiando, però fa schifo. Abbiamo fatto così una carrellata di auto elettriche. Quello di Bolloré è un progetto con tantissime auto e tantissimi punti di ricarica, sì. E un'autenticazione anche per il noleggio della vettura immediata. Ci sono dei Blue Car Point con un terminale in videoconferenza con 400 operatori multilingua, si appoggia la patente su uno scanner, legge la patente, automaticamente vi rilascia un badge, sbloccate la macchina e andate. Tutti il 75% dei parigini non ha più l'auto di proprietà e hanno tutti la tessera del car sharing. L'Italia è il paese, quando sei a Parigi deve vigilare tantissimo. L'Italia è il paese con la più alta densità di auto al mondo dopo Monte Carlo, quindi vai.
che è un paese. Torniamo a parlare di kit, gentilmente. Sì, ci manca. Quanto costa un kit oggi? Allora, a noi privati, cioè volendo sempre premesso che non esiste un kit, non esiste un kit ingegnerizzato. E oggi ingegnerizzare un kit, noi l'abbiamo valutato, fatto che arrivi e si monti con delle istruzioni che sia semplice, sta tranquillamente sull'ingegnerizzazione sopra 100.000 euro, tranquillamente. L'ingegnerizzazione, sto parlando, se devo pagare l'ingegnere disegnatore, l'officina e tutto, ci mette tutti i costi, siamo tranquillamente su quel livello. Il manuale tecnico, la certificazione, l'omologazione. È stato fatto questa spesa. Un veicolo che voglio tentare di fare una trasformazione. Allora, se si vuole fare da soli, di materiale, se si vuole fare una cosa che sia paragonabile, se ne hanno le competenze, tutto quanto, eccetera, il tempo, perché abbiamo un tempo che corrisponde a quasi quello che ho detto io come cifra, perché solo che non lo paghiamo, però è tempo che potremmo fare altre cose, accontentandosi, facendo dei compromessi, quindi che so, l'ABS potrebbe non funzionare, il cruscotto non potrebbe non funzionare perché non ho il tempo per fare la linea Ken e tutto quanto, se ne vanno tra i 15 e 20 mila euro oggi. Scusa, voglio fare un altro esempio. Vai. L'ingegnerizzazione, sì. Un mezzo, sì. La multipla, sì. Si investono 100.000 euro. Vai. E abbiamo questo kit, che di fatto dopo aver investito i 100.000 euro è molto semplificato. Sì. E quindi si può fare in serie. Sì. Per venderlo in sempre serie. Sui 15-20.000. Ah, quindi dopo l'ingegnerizzazione? Ok. No, perché non ci illudiamo che sia come a metano che con 2-3.000 euro faccio il giochetto. Perché se no la Nissan non la venderebbero a 32-33.000 euro e la Zoe la vendono a 29-28.000 euro. Non la vendono così perché vogliono specularci, la vendono così perché non riescono a abbassare i prezzi, perché se loro potessero il loro interesse è vendere le auto, anzi l'incidenza delle batterie su 29.000 euro che è il prezzo di una Zoe a kilowatt, siamo sui 500, tra i 300 e i 500 euro a kilowatt, però è complicato perché dipende dalla chimica delle batterie, da come le implemento e dal BMS, quindi è tra i 300 e i 500 euro, non si risponde, diciamo un parametro è tra i 300 e i 500 euro a kilowattora. Comunque, questi mezzi hanno comunque un consumo antieconomici per le case automobilistiche. Assolutamente, addirittura cioè costa più produrre le vengono sotto costo. La Fiat 500 elettrica, secondo Marchione, loro perdono $10.000 per ogni Fiat 500 venduto. Cosa in America? In America, cosa che faceva anche la Toyota? La Toyota ha venduto l'ibrido in perdita per un sacco di anni prima di guadagnarci. Solo che loro fanno programmi a lungo termine, dice ok, noi perdiamo 5 anni, però ora sono leader, ora si sono rifatti tutti i soldi abbondantemente e hanno ibridizzato tutto. Quindi, nei 15.000 euro che facevi, sì, riesci a ammortizzare anche i costi dell'ingegnerizzazione? Dipende quanti ne faccio, se ne faccio 5 no, se ne faccio 2.000. Certo. Bisogna vedere. I 100.000 vanno divisi per quanti ne faccio. E quindi quei 15.000 se ne faccio 100 diventano 16.000, capito? No, quei 15.000 che tu hai dato, scusa sì. Se... No, no, si c'entra... È su una base di tot pezzi che poi devi vendere di no, 15. Non aspettiamoci, perché è un grosso errore, un tranello. Non aspettiamoci che si ordino 50 pezzi o grosse riduzioni di prezzo. Io in Tazzari ordino, faccio anche ordini da 300. Ci sono aziende che ordinano... C'è un'azienda, la SME, che fa 15 milioni di invert... No. Scusate, dico una cosa. Fa 15.000 motori e mi sembra 1.500.000 di inverter all'anno. 1.500.000 al mercato mondiale, cioè vendi in tutto il mondo, Cina, eccetera. La MUG non la conosco, onestamente. MUG non la conosco. Fatto sta che questa è componentista che già viene venduta in milioni di esemplari. Comunque, la stessa Leaf viene fatta in 30.000 pezzi all'anno, cioè non parliamo di pochi pezzi, ma tanto anche così non si riescono a abbassare i costi. Cioè non è questo quello che può far abbassare i costi, non è che se ne ordino da 10 passo a 100, ho un risparmio naturale, ma non mi diventa da 15 a 7, assolutamente no, diventa da 15 a 12 per esempio, o da 18 a 15. Noi ci abbiamo giocato tante volte, è il nostro lavoro, io sto all'ufficio tecnico R&D, quindi ovviamente c'ho l'ufficio acquisti di Tazzari con cui litighiamo in continuazione per i componenti da usare. E più stiamo andando avanti, più mi stanno aumentando i componenti, perché... Le specifiche tecniche stanno sempre migliorando di qualità, quindi i connettori, se prima si usavano i connettori da muletti di scarsa qualità, oggi si sta andando su connettori automotive che iniziano a costare, esattamente, e io devo utilizzare quei connettori, anche i cavi, all'inizio utilizzavo i cavi dei muletti, adesso sto utilizzando dei cavi a doppio isolamento schermati,
solo di cavi se ne vanno 800-900 euro. Io su internet c'è un due pezzi, sarà forse un riduttore con ma quelli differenziale, sembrava un cambio, costavano 3.000 uno, 3.000 l'altro. Non hai fatto nulla, dopo quello ci vuole un sacco di altra roba. Io, allora, poniamo il caso, io ho una Clio degli anni 90, una 126, la voglio trasformare. Perfetto. Voglio fare una replica. Sì. Ho bisogno di questo kit, questo gruppo, sì, che mi costa già 6-7.000 euro, poi le batterie. Alla fine finisce 15.000 euro. L'ho fatto sto giochetto tante volte. Perché poi ci devi mettere la flangia, ci devi mettere le staffe, ci devi mettere il contenitore del pacco batterie, ci devi mettere i telerottori, se vuoi fare un buon lavoro ci devi mettere due telerottori, un telerottore costa 60-70 euro, non è un relay normale, è quello che chiamano anche il contattore. Io di questa roba ne ho in giro, eh. E se è tutta roba che ci vuole, il connettore, per dire il Mennekes, non costa 2 lire, eh. Un Mennekes preso della marca migliore, io penso che anche 180 euro me le chiedono. Posso andare su marche, la marca che è più economica rimanendo in Europa senza andare in Cina è la ITT, ma mi sembra un 60-70 euro mi ci vogliono. E poi non ho ancora fatto tutto, mi ci vuole tutto il cavo di collegamento. Un cavo spiralato costa un'eresia al metro, un cavo spiralato buono, e ci deve essere molto buono, perché se io mi collego alla colonnina e mi passano sopra non mi deve dare problemi. Vai. A questo punto, cioè, non conviene fare auto direttamente nuove con... Nuovo. Sono tutti questi problemi dell'altamento, centralino, allora, tutte le cose che avete detto voi. Dobbiamo, perché è un po'... il rapporto di costi qual è tra nuovo e retit? Secondo me oggi è più conveniente, se noi guardiamo l'economicità, per una serie di motivazioni, andare sul nuovo. Il motivo è perché... Il rapporto quant'è, scusa? Il rapporto qualità-prezzo, perché noi, anche se noi, non so, riusciamo a stare nei 15.000 euro perché facciamo un'ingegnerizzazione esagerata e una Zoe ne costa 29, la Zoe però ha tutto un sistema di comunicazione caratteristiche che una Clio non ha. Per dire, vado a comprare una i3, c'è un telaio in carbonio che pesa 200 kg in meno di un altro telaio, nel tempo, secondo me, non li recupero quei soldi che ho speso in più, che ho speso nel retrofit, che ho risparmiato nel retrofit. Quindi, però dice, ma allora perché stai parlando del retrofit? Il motivo è perché se noi rimaniamo su un campo della manutenzione, come fanno le grandi case, capire come funziona un'auto elettrica non lo si fa se non la si realizza. Quindi il retrofit è importante. Allora, per chi fa ricerca e sviluppo è importante, loro, noi o altri, o anche voi, perché vincete un bando, c'è una sperimentazione da fare, c'è un escavatore, c'è un mezzo particolare, c'è una barca, lì conviene, perché se c'è da andare su una miniera ci vuole un mezzo elettrico, perché sennò bisogna estrarre i fumi, costa quello che costa. No, usano degli estrattori nelle gallerie, per esempio. Degli estrattori. Nei tunnel. No, non sempre. Io sinceramente... Io vedo ancora mezzi con motore a scoppio. Ma nel tunnel, nelle gallerie, adesso noi stiamo lavorando con Cifa, e usano mezzi diesel. Sempre diesel. Esatto. E usa, quindi non è... Un po' dentro dell'aria, che poi naturalmente esatto. Esce con... Sì, però non è scontato. Che siano elettrici. La questione è questa, che cioè non c'è il rischio che finisca come per esempio nel settore ferroviario. Sì. Quando per esempio in Europa da circa 10-15 anni fa c'era la moda del revamping, che in pratica altro era che il refit appunto applicato al settore ferroviario, e poi è stato abbandonato in quanto non conveniva, in quanto i vecchi telai ferroviari appunto costavano, cioè non conveniva proprio di piacere, conveniva proprio più comprare nuovo. Chiarissimo. Se guardiamo al discorso prettamente economico, oggi non mi fa la domanda, io per onestà intellettuale devo dire di sì. Se però guardiamo da beneficio... 15 anni fa però, scusi. No, però parliamo di treni, non parliamo di auto. I treni, sì. Quindi parliamo di auto, può essere diverso. Allora, di auto, se uno me lo chiede oggi, io dico, è probabile che sia così. Però il valore aggiunto che può dare, per esempio, se io mi sono formato come tecnico di auto e posso lavorare con Tazzari o con altre case costruttrici, è solamente perché io feci quell'esperienza, convertii un'auto. Perché se io l'avessi imparata su un manuale non avrei ottenuto lo stesso livello tecnico. Questo non è poco. Invece di pagarmi un master, e nessuno oggi ti insegna le cose che puoi imparare convertendo un'auto, io avrei dovuto fare, era l'unica strada per poterlo fare. Ma quindi parla solamente a livello formativo? No, a livello di ricerca e sviluppo, che non è poco, perché se io devo provare una nuova soluzione, io prendo un'auto già fatta, devo provare un nuovo pacco batterie e provo una nuova soluzione, quindi, se, quindi vale per la formazione, vale per l'innovazione, che non è la formazione, è una cosa diversa. Ma non è poco, perché l'innovazione è il motore di un paese senza... In questo momento
Beh, ma la nuova soluzione che voglio mettere in atto sul nuovo veicolo del futuro, a causa di un veicolo esistente, non sto lì a fare già un veicolo nuovo, sto studiando una soluzione che non so se funziona. Le stesse case costruttrici hanno fatto la stessa cosa, la BMW 3 prima di arrivarci hanno fatto prima la mini elettrica, convertendo le loro mini interne, poi hanno fatto una serie 1, quella coupé elettrica, ne hanno fatte 2000, per essere sicuri di avere, prima hanno provato tutto il powertrain, le batterie, e l'innovazione la fai con la conversione. Ripeto, non è una cosa che poi questa esatto, ma noi allora noi il retro, parliamo del retrofit come una soluzione per fare delle cose, formazione e innovazione, e in certi casi risolvere dei problemi, esatto, e risolvere dei problemi che non si possono risolvere in altri modi, vedi gallerie, vedi tunneling e vedi barche. A Venezia per esempio sono state convertite, dei nostri colleghi hanno convertito delle barche per girare dentro Venezia. Se uno mi dice oggi, oh, ma diventerà un fenomeno di massa, alzo le mani, dipenderà da come si evolverà il mercato, dipenderà da come si evolverà la componentistica. Perché se sento dire 10 euro il rifornimento, però poi se arrivano le accise... Allora, come accennava Daniele, se decideranno per esempio di salvaguardare la CO2 e daranno un valore aggiunto etico al fatto che io utilizzo un'auto e non devo usare dell'energia per ricostruirmi un telaio nuovo, cioè loro valorizzeranno questo aspetto, il retrofit potrebbe essere fin da subito interessante. E ci sono dei campi di applicazione dove il retrofit non va trascurato, per esempio quello degli autobus. Alla fine, sì, però lo spazio è maggiore. Allora, prendete i treni, no? Non è un discorso di spazi, non è. è un discorso di economia. Esatto. Infatti la prima categoria che Vitelli vuole convertire è l'L1, che sono gli autobus. Pininfarina, un prototipo con dei Kerster, Aditi Marelli lo fece già ormai 3 anni fa, ha utilizzato quelli che si chiamano Kerster, in realtà sono dei motori elettrici, tante prestazioni con cui Aditi Marelli sicuramente è uno dei leader, e è stato trasformato in autobus. Quando è passato 17 Terdecis, che è il decreto che apriva le porte al retrofit, non si parlava della L1, si parlava solo della L1, quindi solo le vettorie. Quello su cui ha insistito il Ministero dei Trasporti è dirci: facciamo partire insieme il retrofit, ma partiamo dagli autobus, quindi quella che è la riqualificazione del parco autobus, un autobus completamente elettrico di linea, di medie dimensioni, completamente elettrico, va dai 350 ai 500 mila euro più o meno, e lì inizia a essere subito conveniente. Ovviamente un retrofit fatto con, dai 350 ai 500 mila euro un medio, non sto parlando quindi degli autobus nodati, quelli più grandi. Diciamo 12 metri. Non ricordo che l'autobus medio che fa servizio in città. Un retrofit potrebbe ovviamente essere straconveniente sotto quel punto di vista. Come l'ha fatto Pininfarina, ha mantenuto un piccolo motore endotermico utilizzando un 1200 Fiat. Come generatore e utilizzando appunto motori elettrici invece per la trazione. Quindi siccome questo è un interesse anche delle pubbliche amministrazioni, che possono andare anche in deroga a quello che è il patto di stabilità in questo caso, quando si tratta di mobilità urbana, è un settore ovviamente che viene, che parte dalla formazione sul retrofit, e quello è retrofit. Quindi anche quella è un'attività meccanica che deve essere industrializzata in un certo modo. Quindi quando passerà il decreto partirà sicuramente da quello. Dagli autobus di linea, per poi scendere alle varie categorie di veicoli. Quindi c'è un interesse economico e su questi tipi di veicoli parte ovviamente in maniera più strutturata che non sulle auto, le piccole auto. Sulle piccole auto invece, quindi la categoria normale, la M1, si inizierà appunto da progetti strutturati a livello nazionale partendo da un veicolo. Ma attualmente burocraticamente, che cos'è che è avvenuto a livello legislativo? Cioè è passata una legge? È passato il 17 terdecis che dice, recita così, per la riomologazione di veicoli trasformati da motore endotermico a motore elettrico non è più necessario richiedere, perché questo è l'ITE, il nulla osta alla casa costruttrice. Vuol dire, tu lo puoi trasformare, ma se non hai nulla osta della casa che dice ok, mi va bene, la responsabilità di quella retrofit deve essere firmata da un ingegnere che se ne assume la propria responsabilità, un ingegnere di motorizzazione. Non ci sarà mai nessun ingegnere che si assume la responsabilità di un veicolo del genere. Nel momento in cui invece non è più necessario il nulla osta da parte della casa costruttrice, è la casa costruttrice stessa che garantisce la sicurezza del veicolo. Cosa significa?
Io che ho omologato il kit elettrico garantisco che questo è conforme, ma la struttura della del veicolo, la dinamica del veicolo, i crash test che già effettuato, quindi anche il circuito ABS e tutto quanto, sono comunque ancora in responsabilità della casa madre, che è quello che succede oggi. Se un'auto si schianta per un difetto di fabbricazione, ne risponde la casa madre. L'unico problema è che attualmente non possono essere omologate. Attualmente possono essere omologate se c'è nulla osta da parte della casa costruttrice. Se la Fiat un buon rapporto con una casa automobilistica che altri hanno avuto, fa dire sì, vabbè, a me quel modello di interesse, ti do nulla osta, lo trasformi nei termini di legge, ovviamente rimane omologato, quindi viene fatto l'aggiornamento a carta di circolazione. Il problema con l'alimentazione, il problema è che la responsabilità rimane della casa automobilistica, però deve esserci un rapporto tale di fiducia per la quale la casa dice sì, lo so che tu installi un kit sicuro e non modifichi le caratteristiche strutturali del veicolo. Benissimo, ma io non ho ancora capito una cosa, ma da quando noi potremo essere operativi, tra virgolette, a effettuare una cosa del genere? In questo anno di lavoro noi stiamo scrivendo una normativa, cioè che è una cosa che normalmente fanno dei collegi di ministri e di giuristi. Quindi sicuramente in quest'anno, anno 2014, noi partiremo con la normativa, ma partendo appunto dai autobus, quindi partendo da mezzi grandi, fino ad arrivare poi alle macchine. La previsione è quella appunto dell'anno 2014 come normativa applicativa. Quindi sostanzialmente noi al momento non possiamo prima fare nessuna applicazione, allora i tempi tecnici sono oltre alla scrittura della normativa da parte nostra, tre mesi di silenzio assenso a Bruxelles e poi il decreto ritorna alla Corte dei Conti, che verificato che vada tutto bene, lo ripassa ovviamente al Ministero che poi lo applica e poi successivamente, dopo aver fatto tutta la trasformazione, bisogna andare in un'autorizzazione per la... Si fa l'aggiornamento del libretto come lo si fa per l'impianto GPL. Cioè quindi viene omologato, il kit, non l'auto. Quindi quel kit per categoria. Deve essere predisposto per la categoria, sì. Per esempio per la Panda. Per la Panda avrà un certo tipo di staffe, un certo tipo di flange e quant'altro. Esatto. Però già è omologato, come l'impianto GPL. Esatto, nella maniera identica e si partirà dalla Panda. Cioè è sicuro che si parte dalla Panda modello precedente a questo. Smart qualcosa? Le smart sono state già fatte, sono interessanti, ma non hanno un mercato che ha la Panda. È una macchina a due posti che ha un certo appeal con i clienti che vogliono una macchina di un certo tipo, che ha una certa capacità di spesa, quindi in realtà o il cliente compra comunque una Smart piccolina normale oppure si cerca un'auto 5 posti come una Panda, che può servire anche la moglie per andare a prendere i figli. Ma anche più interessante la Panda, appunto. Sono più interessanti altre. Poi, oltre al fatto che ci sono pezzi di ricambio, come sapete, la Panda si trova tutto a buon prezzo, c'è un grosso mercato, ma soprattutto ci sono piccole flotte. Ma quando è l'Italia? Togli la clima, se non è una macchina. Bisogna fare il privato di Panda e gli spazi calore. Vabbè, se non ci scioglie il nodo dell'omologazione, siamo appunto... Il nodo dell'omologazione si scioglie perché sono stati stanziati. E quando lo scioglieranno? Ci vorrà almeno l'anno 2014. Ovviamente, essendo comunque un obiettivo. Io ritengo giusto, ritengo che il costruttore Fiat non si prenderà mai la responsabilità di aver tolto un motore, cioè con un sistema di frenatura e di sospensione fanale, e aver messo un altro tipo di motore, quindi compromette la stabilità e la frenata in qualsiasi momento. Non credo che un costruttore si prenda questa. Buonasera, l'unica cosa che non credo, però poi prendo la mia ignoranza, faccio. C'è un escamotage perché il costruttore si può opporre tecnicamente o commercialmente. Tecnicamente deve dimostrare che la modifica che è stata fatta sulla vettura compromette la stabilità o comunque tutta la parte dinamica e di sicurezza della vettura. Se non lo fa, e non lo fa. Cioè c'è stato già chi come Microvet richiedeva questo tipo di nulla osta. Se non lo fa, voglio fare un piccolo quesito. E a questa cosa ci hanno risposto: va bene, dimostratevi che è sicuro, per cui facciamo un crash test, perlomeno numerico simulato. Certo. Ed erano comunque centinaia di migliaia di euro solo per quella simulazione lì, ecco.
Quindi loro fanno questo, questa arma e quella anche commerciale, nel dire ok, tu invece mi stai danneggiando l'immagine, lì diventa ancora più pesante. Normalmente usano invece l'aspetto tecnico, devono dimostrare che ci sia un problema. Quindi o ti sfidano in questo modo a dire vabbè, facciamo un crash test al computer, oppure ti possono porsi dicendo no, mi danneggi a livello di immagine. Allora, poi sopra una sostituzione di nome che è prevista dalla casa costruttrice, ma che non era riportata sulle omologazioni. Questa è una cosa recente, ce ne parlava Michele apposta. Abbiamo dovuto chiamare, c'è un'agenzia particolare che ci ha messo in contatto, fare una domanda. Sì. La domanda arriva, la risposta arriva dopo un mese. Per risolvere il nome, che non erano più costruite quella misura, bisogna mettere forse un'alternativa. Bisogna fare un iter che dura tre mesi. A me per levare la griglia, cioè per questo motivo immagino come una casa costruttrice consentirà sotto il suo nome. Infatti nulla, infatti non si punta a nulla, non si punta all'omologazione di un kit. Nel momento in cui il kit è omologato, si punta sul motore. Casa automobilistica non c'è altro. La certificazione del cognoscente del rover che gli avevano smontato la griglia. Sì, perché il bilancio di traino, trasformazione GPL e quant'altro, c'è bisogno di perché sono omologati, quindi basta la certificazione di lavoro alla regola dell'arte. E quello che nel caso della trasformazione dei retrofit, comunque si vanno a modificare le masse o si rimane sempre le masse originali? Si modificano le masse, ma ci sono delle tolleranze. Si può anche aumentare il peso in omologazione, se si va entro le 70 kg di massa. Ci mancano omologate sempre le masse del costruttore. Quindi non devi aspettare più possibile la macchina deve aspettare anche solo un buco per aggiungere una bina e poi una parentesi. No, di Vanuoi come auto una parentesi non ci interessa l'ingegnerizzazione, la farete voi l'ingegnerizzazione, noi avremo non altro che un manuale di dice come installarlo, sì. Quindi investirete voi sull'ingegnerizzazione, certo, noi siamo solo gli operai, sì, che applicheremo quello che faranno loro, noi, sì, gli installatori, come il GPL, il calcio driver, questi problemi non sono, sì, il kit della, cioè, proprio andando proprio al pratico, a parte che il kit omologato per la banda lo finanzia la Confartigianato, poi la Confartigianato che dispone gli acquisti di motori piuttosto che la rete di installazione, installatori, tutto quello che fanno i prestiti, cioè la CNA stanno già lavorando insieme. Sì, quello che secondo me è importante è che adesso la vostra rete si formi per essere in grado di metterci le mani, nel senso che domani arriverà qualcuno nel dire non mi va più la banda elettrica e arriverà da voi. Per cui se è bella a me. Il senso di questo incontro era perché se vi arriva oggi una ibrida non siete completamente spesati, cioè se parlano di BMS, di celle, di tensioni, ne avete una vaga idea, e questo un po' era il senso dell'incontro, ovviamente. Poi per capire anche qual è il filone, prima di tutto vabbè il progetto nazionale, quindi noi vi abbiamo mostrato quello che è il progetto nazionale che procede insieme ai partner che vi abbiamo mostrato, quindi quello è sicuramente andrà ad applicare. Come saranno come diceva giustamente l'ingegnere Mastrodella, come saranno le economie? Lo si sta ancora studiando, è una cosa pionieristica, quindi c'è da dire che sicuramente una Confartigianato, per come conoscete voi le associazioni di categoria, se ha messo gli occhi su un'attività di questo tipo è perché sicuramente ha una macro visione dal punto di vista formativo, dal punto di vista di impiego, dal punto di vista appunto delle officine che possono lavorare su questa attività, che ha bisogno, e anche questa è una cosa che è stata ricordata più volte in questi giorni, di una gestione di una macro gestione con i macro acquisti, per cercare non solo non tanto di ottenere i migliori prezzi, ma di concentrarsi ad esempio su un modello di vettura fatto nella maniera più opportuna. Anche noi all'inizio pensavamo Smart, perché sono state già trasformate da macchinina semplice a macchina da città, in realtà però se vai a vedere la praticità del veicolo che può volere un cliente che acquista la seconda terza auto o la seconda auto, o magari in certi casi anche la prima, è sicuramente una macchina da 5 posti, cosa più interessante, con magari anche del bancario.
e Panda ha diverse potenzialità soprattutto nei prossimi mesi. Questi giorni stiamo definendo gli ultimi dettagli, nei prossimi mesi si partirà con l'integrazione di questa lezione e con la realizzazione di un kit, che sarà quel kit che poi si cercherà di portare all'omologazione. L'avete stabilito? Panda è già stabilito. Ascolta, l'incidenza, cioè i 15.000 euro è con l'incidenza del montaggio o è il kit e basta? Se parliamo di questo momento, se naturalmente parlavamo, abbiamo fatto una verifica sulla Panda vecchia, perché sì, i comuni ci avevano chiesto, hanno queste flotte di Panda, e la Panda vecchia si presta molto bene a una elettrificazione perché è molto semplice, taglia tutti i costi dell'elettronica, insomma si riesce a fare. Perfetto. La 30, 750, la 1000, roba così. Sì, lui perché, esatto, quella col motore a 500. Perfetto, lui non sta parlando di quella, quella ne sto parlando io perché dei comuni si erano mossi in questo senso. Abbiamo fatto un preventivo e solo su quel modello si riusciva a stare intorno ai 15.000 euro tutto compreso, proprio perché è un modello molto semplice. Faccio un altro esempio, c'è un'azienda, la Riker, che ha fatto un kit per la Smart normale a due posti, 20.000. 20.000 per avere le prestazioni di un quadriciclo, perché fa 80 km orari e avrà un'autonomia di 70-80, forse a 100. E costa... Sì, che però ha autonomia e prestazioni doppie. Cioè proprio minimamente doppie, ed è un'auto nuova. La terza versione della Smart, non essendo arrivabile, difficile da comprare, costa 25.000 euro con le batterie comprese, sì, ha delle prestazioni eccellenti. Vabbè, fatto un test con gente con... Sì, sì. Anche la Zoe, cioè, non è... No, nel senso che anche la Zoe ha un prezzo molto buono a livello di competitività, che non la rende, quando parlavi prima, ma il retrofit non è competitivo, in certi casi i costi, se non, ripeto, nei camion, negli autobus o in altre applicazioni di nicchia, a oggi è un punto interrogativo. Non sappiamo se con una buona elettrificazione, con una buona riduzione in scala, con anche l'integrazione dei componenti, perché stiamo lavorando con i produttori per cercare di integrare il caricabatterie nel BMS, stiamo cercando un po' di far quadrare le cose, un po' come è successo con i computer, con l'informatica. Inizio era molto cara, era fatta di 1000 schede, poi piano piano sono riuscito a integrarla. Oggi questo non è così. Quindi se si parla di un'auto elettrica, che io non faccio neanche tanti chilometri all'anno, 13-15.000, io i risparmi che ho sul combustibile poi li ammortizzo difficilmente. Questo è... Risparmi all'incirca 800 euro l'anno. Su chilometri? Su quanti chilometri? Su 1000 chilometri al mese. 12.000. Sì, sì, è dai 700 agli 800 euro. Ma il motivo per cui stiamo puntando sugli autobus? Gli autobus che sono sempre in giro, sempre in giro. Esatto, infatti l'escavatore era noto anche per questo, perché le macchine, se uno ha una macchina a movimento terra, la fa lavorare parecchio, ha dei costi di manutenzione di diesel altissimi. Quindi anche lì si riesce a ammortizzare forte. Naturalmente più è alto l'utilizzo, più io ho i vantaggi dall'usare l'elettrico. Questo è certo. Un'auto da 12.000 km. Non fa 100.000 km l'anno, fa 300.000 km l'anno. Sì, e allora dice giustamente un discorso di... Per dire, se io risparmio... Ma esatto, la Panda, io che trasformo la Mini, la Opa, sì, fa 10.000 km, risparmio 800.000 euro l'anno. Ci metto 10 anni per dire. Infatti sono flotte, prenderà la Panda elettrica noleggiata da Panda da Carcelli e Cianci. Noi siamo, se ci fissiamo sul fatto che viene un privato fissato, dice adesso che ho fatto tutto, voi siete pronti per il retro, che è una cosa e l'altra, fare una vettura, ma non esiste, sono le flotte, sono i comuni che hanno 20 Panda ferme o 20 Panda che gli costano una maniera esagerata. E due anni fa abbiamo valutato anche quello. I comuni possono fare perdere la proprietà del veicolo affidandola a un terzo che investe nella trasformazione del veicolo e lo riaffitta al comune. Il costo che ha il comune per benzina e manutenzione di quei veicoli è riammortizzato appunto in un discorso più ampio invece di noleggio. Però ovviamente servono dei soggetti economici e una normativa molto chiara, perché se non c'è una normativa molto chiara ovviamente il soggetto che va a investire non lo fa.
fa volentieri. Però ci sono già delle unità di questo tipo. Dobbiamo utilizzare un carburante che non sia più la benzina, perché altrimenti è come se avessero 30 gestione il loro parco ad acqua. Cioè, dobbiamo utilizzare questi mezzi per trasformarli in retrofit, non per farli circolare. Sì, sì, sì. Il comune, appunto, c'è una. Adesso non è come si chiama la pratica, comunque affida la proprietà dei veicoli a un terzo, il quale li trasforma e poi li rinoleggia. Comuni come Zero Branco in zona. Se non erro, spendeva. Scusate, sono riesco a capire che cosa dico. Se non sbaglio, Zero Branco spendeva all'anno qualcosa come 49.000 euro per la manutenzione di un piccolo parco, non erano delle panda, ma erano degli altri veicoli. Un'analisi tecnica della trasformazione di quei veicoli in veicoli elettrici tirava fuori qualcosa come 42-45.000 euro all'anno di noleggio dei veicoli trasformati in elettrici. Ma dal terzo anno, con l'uso che ne avrebbero avuto, avevano già un'incidenza di riammortamento già dal terzo anno. Quindi voleva dire che comunque spendendo poche migliaia di euro in più, lo stesso parco auto a zero emissioni, oltre a dare ovviamente una immagine al comune, ma quello che vuoi, incominciava ad avere un aspetto economico interessante. Quindi l'importante, la cosa importante è anche la scelta del modello come la Panda, è quello di poter adocchiare quelle che sono delle flotte. Verrà fuori magari che in realtà i comuni hanno bisogno di piccoli pullman trasformati in elettrici. E potrebbe essere benissimo che si... ingegnerizzi un piccolo pullman. Forse l'unica cosa che volevo aggiungere dal punto di vista del costo è che ci può guadagnare qualcosa, ci può arrivare a costare di meno se riusciamo a entrare in tali di potenze simili al mondo del muletto, perché esistono delle scale di produzione sia dal punto di vista motore che di elettronica già di grandi numeri, per cui se mi la butto lì, se volesse fare una flotta di porter elettrici dove il veicolo è più leggero e non ho bisogno di chissà che prestazioni, nel senso che una volta che fa 70 all'ora nessuno osa andare di più, posso permettermi componenti esistenti già sul mercato su grandi numeri, per cui magari riesco a stare nei 12.000, una roba del genere, perché non è esistono parecchi mezzi tipo anche della nettezza urbana che sono elettrici e tantissimi fermi. Sì. Perché è una vecchia tecnologia con motori in corrente continua, spazzole, sì, con batterie al piombo, la manutenzione. Mancano anche i tecnici per poterci mettere le panda. Quella è una cosa. Il comune di Monza ha 4 panda elettra al litio trasformate dalla Micromet. La Micromet non fa più assistenza, le macchine sono ferme. Se avesse una rete, un meccanico e non c'è in Monza che potesse seguire quei veicoli, li rimetterebbero, perché sono panda comunque del 2007-2008. Macchine comunque più che valide, con pacco batteria. Manca l'assistenza perché non c'è nessuno di formato. Sì, è scomparsa l'azienda che lo faceva, che era l'unica a farlo. Adesso sì. I Jedi abbiamo preso l'assistenza noi come Eco, lo spin-off. E adesso delle auto di Micro, non so. Se mi avete preso, adesso io l'assistenza della Scia di Roma. Vabbè, la Scia. Quindi ci sono dei parchi veicoli in giro. Io, noi stessi abbiamo piazzato una decina di Panda elettrificate ancora con le batterie universali, però le abbiamo piazzate in aziende, piccole aziende che avevano l'auto di servizio che faceva dei chilometri per realizzare le altre. Saluto, grazie. Che facevano appunto dei che avevano dei veicoli che avrebbero fatto sempre lo stesso tratto di strada, che aveva la possibilità di rimanere in carica e tutto quanto. Quei veicoli, se non ci fosse stato qualcuno che poteva metterci mano per risolvere delle piccoli difetti che hanno avuto solo per il fatto che sono state ferme per tempo, ovviamente sarebbero andati persi. Ed è pieno l'Italia di piccole flotte di questo tipo. Se andate su Autoscout, piuttosto che su tanti altri siti, troverete ad esempio i Porter, che possono essere retrofittati, quindi si può installare una sincrono trifase, si può installare batterie al litio, ce ne sono tantissimi, a prezzi veramente bassi. Faccio presente Parma, no? Parma è una città che ha... No, Reggio Emilia, scusatemi, Reggio Emilia ha 400 Porter. C'è un'azienda di noleggio che si chiama TIL, tra Reggio Emilia, Napoli e altre città arriva a 800 Porter. E loro infatti il comune si appoggia, non so. Sì, sì, è una municipalizzata. La TIL è una municipalizzata. Reggio Emilia, sì, sì, e loro perché vinsero un bando
comprano, quindi l'Italia è piena in realtà di veicoli elettrici e non sanno. Ora Reggio Emilia si è organizzato, hanno creato un centro di manutenzione, però, ma infatti Napoli ha dato anche a loro la gestione di Porter che comprarono, hanno preso la TIL, che era questa municipalizzata, ha preso in gestione anche altri parchi auto elettriche, perché non c'era nessuno, anche lontano non c'era nessuno che potesse, da Roma, per dire tutta Roma, hanno chiamato noi per la gestione del microvet, anche perché i Porter sono ancora al piombo. Quando si va sul litio molta gente alza le mani, perché comunque c'è il BMS, c'è una tensione in genere più alta, ci sono delle caratteristiche particolari, quindi cercano comunque personale formato appositamente. Esattamente. Visto che sei ingegnere, come mai la Toyota continua a montare sulle Prius, no, la plug-in alle batterie al litio, ma sulle vecchie Prius, cioè quelle al manganese, se non sbaglio? Nickel metaidrato, quelle con l'effetto memoria, tra l'altro. Il motivo è un fatto di scala industriale. Quando questi sono dei colossi, sono degli elefanti. Loro ragionano con cicli di 5, 10, 15 anni a livello di ritorno di investimento. Quindi quando loro hanno iniziato è, finché vendono, finché non hanno un calo e gli conviene, loro continueranno a vendere. Ma continuano anche a rifarle. Se il costo di rivedere il progetto è un costo per voi. È altissimo. Comunque finché va e va bene così, lo esatto. Fare così. Ogni caso è un costo. La, esatto. La sì. Farlo elettrico, hanno rinunciato. No, non è che addirittura avevamo pensato di fare solo un noleggio piuttosto che venderla, okay. No? Perché il costo sarebbe stato troppo alto. È corretto. Sì. Però non so se è reale. No, la Toyota adesso trova una posizione particolarmente favorevole e sta facendo una sorta di ostruzionismo. È l'azienda che più si oppone allo sviluppo dell'elettrico puro. Perché vuole cercare di far apparire l'elettrico come una cosa troppo avanzata e vuole far arrivare l'elettrico quando la Toyota sarà pronta. Cioè quando loro hanno venduto tutti gli ibridi del mondo, ibrido poi neanche di grande qualità, realmente sono auto ottime, la Toyota è il primo costruttore al mondo, quindi ci mancherebbe. È un'altissima qualità, forse come affidabilità. Cioè, no, hanno venduto sotto costo, la vogliono. No, esatto. Voglio dire, arrivederci. Grazie. Piacere, arrivederci. Scusate se abbiamo fatta lunga. No, per vent'anni sì. Un ibrido che lui ha progettato e esatto. Cercato, è stato messo esatto. Sempre come troppo venistico anche. Poi considerate che gli investimenti che possiamo fare io, lui o Fondazione o la E sono investimenti limitati. Io prima parlavo di 100.000 euro. Se noi andiamo a guardare gli investimenti che fanno le grandi case, io sono stato in qualche centro, in qualche laboratorio di ricerca, per esempio mi è capitato per l'omologazione della Tazzari di lavorare con l'R&D della Lamborghini, usavamo lo stesso banco prova, solo i Lamborghini che fanno auto utilizzando componentistica Audi sono 100 persone, cioè sono numeri impressionanti, e alla fine fanno pochissime auto all'anno, non è che ne hanno 20 modelli, ne hanno due, e utilizzano, prevalentemente la Gallardo, la chiamavano Gallaudi perché utilizza tutta la componentistica dell'R8 all'interno della Lamborghini, questo è per dire che sono investimenti che si muovono impressionanti, quindi loro, come diceva lui, piccole modifiche. No, ma in giro, ma l'Italia era veramente forte, anche il centro di ricerca Fiat è su un sacco di bandi per la ricerca, aveva raggiunto una buona professionalità, forse abbiamo perso adesso, però prima avevamo un vantaggio competitivo sulle elettriche. Noi i primi forse, sì. L'auto elettrica esatto. Sì, negli anni 80-90, ma noi eravamo forti fino agli anni 90, perché facevamo la 600, elettrica aveva una tensione altissima che hanno superato solo l'ultima generazione, c'era un'auto molto avanzata. Sì, ok, le batterie non avevano la chimica del litio perché non era ancora diffusa. Le probabilmente erano nickel metal duro, però non me lo ricordo, ma quasi sicuramente erano quelle perché a quel tempo erano le più avanzate. Però era un'auto che ancora chi ce l'ha si ritrova delle prestazioni eccezionali. All'interno in Italia fu un piccolo capolavoro, poi andò dietro anche la Saxo, anche la Citroen in quegli anni fece ottimi. Poi si fermò tutto e venne ripresentato oggi si. Viene ripresentato tutto quanto oggi aggiornato con litio e con nuove tecnologie. In questo momento mi è appena arrivata una mail di aggiornamento da una parte del nostro staff che sta seguendo l'omologazione per il Ministero e vedete a monitor progetto per la stesura delle procedure tecniche di conversione e omologazione per la riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti. Noi ci rifacciamo all'articolo 17 ter decis delle misure per i trasporti e qui senza fermarci. Ma come? Sono tipologie sì. Se auto o esatto. Questi per renderci conto
quello che sta investendo Fondazione insieme ai partner sotto questo punto di vista, vedete, prima di tutto è la stesura, queste sono tutte le voci, le variabili che facciamo noi, analisi normativa, realizzazione kit pilota per la Fiat Panda, applicazione della R100 e raccolta delle specifiche di prova con laudo, report finale, poi premesse narrative del decreto, applicabilità del decreto, requisiti da soddisfare, vedete tutta una serie di attività che come vedete sulla destra poi ha i suoi costi, ben costi e costi orari anche ben definite. Ecco, qui vedete già un 84.000 e non è ancora solo il prototipo è qua sotto, i costi di prototipo, eccoli qua, ma io vogliamo più essere più che trasparenti ovviamente, 54.814 euro solo la parte appunto di documentazione con l'auto su strada, mock-up del prototipo, quindi non c'è una casa montaggio costruttrice meccanico avrebbe dei prezzi forse centuplicati se dovesse muoversi come comprare una macchina pezzo pezzo. Sì, fa un veicolo dal nuovo, c'è da dire qui, no, c'è, qui c'è la manodopera che è gratuita praticamente perché ovviamente c'è la rete con il know-how poi in pratica. Quindi questo progetto c'è stato aspettato. Questo è appena stato approvato, esatto. Quindi c'è appena stato budgetizzato. Quindi tutte queste. Questo è quello del Veneto? Questo è il Veneto, sì. Okay. Ecco qui vedete ad esempio materiale, motore elettrico, powertrain, pompa vuoto. Ovviamente poi ci sono dei costi che sicuramente andranno rivisti. Sì, parliamo di 9,6 kWh quando normalmente vengono messi 16. Sì. E si è stati abbastanza larghi. Con 16.000 euro di materiali solo? Solo dei 16.000 euro solo di materiali. Più la macchina. Solo materiali, ma sono sicuro che non hanno considerato tutti i materiali. Perché sono bravissimi tecnici, però per esempio non c'è l'aria condizionata, già vedo che l'aria condizionata però non serve. Vabbè, per omologazione serve solo il riscaldamento, quindi non però, sarebbe stato un costo aggiuntivo. Esatto, però per dire, se io la volessi rifare con un'auto oggi, un'auto a scoppio con l'aria condizionata non viene niente, no? No, ma qui è solo per l'omologazione, sì, del kit, sì, ci interessa. Come ingegnerizzazione è spaventosa. Sì, questa è solo la manodopera convenzionata delle officine, ovviamente, che sono su cui interviene Confartigianato. Quindi ci sono dei pezzi calmierati. Molto calmierati. Totale manodopera, appunto, per un veicolo si parla di 3.000 euro, 1.500 euro, service di progettazione, quindi non l'omologazione. Poi la creazione del modello 3D per staffe e fissaggio telaio, 5.000 euro. Sì. Progettazione staffe, 5.000 euro. Staffe quindi che reggono motore, elettronica, contenitori, batterie, progettazione, 800 euro. Sì, qui è tutta progettazione. Progettazione di circuito elettrico, stati stanziati 7.000 euro. Su questi 54.000 io so che ce ne sono 25.000 di margine, quindi effettivamente probabilmente si può andare anche più lunghi, perché sicuramente ci sono delle cose sottostimate, ce ne sono altre che probabilmente sono anche più alte, perché ad esempio la progettazione staffe analisi FEM, 5.000 euro potrebbe essere anche qualcosa meno, però... Imprevisti sono stati previsti 3.000 euro, verifica e implementazione normative 10.000. Quindi ci sono tutte delle voci nel primo capitolato di spesa che sono state appunto sponsorizzate dal fronte di Confartigianato. Poi c'è anche una timetable. Ah, ce l'ho fatto un Gantt. Gantt. Vedi. Cos'è questo? Un Gantt? Il Gantt è una... Dov'è? Questo è un cronoprogramma, lo chiamano. Un cronoprogramma. Venne inventato negli anni 50, così si chiama Gantt, no? In gergo, venne inventato durante le imprese spaziali. Posso? Noi siamo ancora rimasti gli anni 50, assolutamente. È collaudato, lo utilizzavano. Sì, diciamo, quello che hanno fatto con quei mezzi, diciamo, non è male. E quello nuovo, quale sarebbe? Quello attuale? Non lo so, io utilizziamo questo. All'università hanno insegnato il Gantt, poi... Si usa il Gantt. Anche io sono stato al centro ricerca e sviluppo di General Motors, hanno i Gantt, cioè bacheca di studio ingegneria, loro hanno i Gantt. Sì, poi cambiano i software con cui lo realizzi, sì, perché c'è un software anche Microsoft che te lo fa, noi questi non lo facciamo manuale, però ecco, ci sono i software appositi che ti seguono passo passo. Le case sì, alla fine si fa così. No, c'è FEM che serve perché è una parte aerodinamica, tipo Fluent per esempio, però il FEM serve, sì, quello è FEM nuovo. Sì, okay, FEM serve.
Serve FM, sì, multibody serve solo su veicoli nuovi, in Tazzari facciamo qualcosa, multibody è l'analisi cinematica, sospensioni e quant'altro, che permette di trovare le forze, le reazioni vincolari praticamente sulle sospensioni e quant'altro, e che poi servono per mettere i carichi FEM dopo, per mettere i carichi e fare. Poi si usa il CAD CAM quando c'è qualche soldino per fare pezzi dal pieno, esattamente, CNC, questo si può utilizzare, se bisogna fare qualche scatola si potrà utilizzare stampante 3D, si potrà fare qualche chiusura, qualche però ecco. Cioè, pezzi finiti o prototipi? No, prototipi. Prototipi. Sì, sì. Vogliamo sì, sì. Chiudere con qualche stampante ciclette. Roba da matti. Io faccio vedere giusto due diapositive, penso che... Non so, sì, siamo un po' cotti, però... Volevo vendere le pentole. C'hai il la pistola. Ah, intanto ce l'ho con già. L'ho già. Ti già pensato, niente, molto rapidamente. Le idee con cui eravamo partiti nel sviluppare il kit. Serve appunto, era quello di avere un veicolo in grado di muoversi nel centro città, più probabilmente elettrico, una velocità massima di 75 all'ora, 30, 40 all'ora, e funzionamento endotermico tradizionale, piuttosto che fosse anche in grado di lavorare come la Prius con i due motori contemporaneamente accesi. Vado via molto rapido, nel senso che le auto analizzate ai tempi, e parliamo del 2007, erano la Panda, l'idea e la grande punto che era appena uscita, su cui poi era caduta la scelta, in quanto si pensava di avere un certo appeal sul pubblico, in quanto appena uscito con questa nuova versione e tutto quanto. Si pensava all'epoca, visto che questo lavoro è stato finanziato da SEMS, che in Regione Lombardia, diciamo, ha in mano la gestione di un po' di parchi auto a noleggio, diciamo, anche nel corporate e nelle pubbliche amministrazioni. Quindi prima cosa, adesso, come diceva Francesco prima, si parte anche con un simulacro di legno, di cartone, prima di partire con il rilievo 3D delle superfici degli spazi a disposizione in ordine, in modo da avere un'idea di quanto posto c'è a disposizione all'interno del mezzo, in quanto la trasformazione qui è un po' più complicata rispetto alla trasformazione in un cuore elettrico, in quanto vogliamo mantenere il powertrain termico e aggiungere anche un motore elettrico, quindi tutto sull'asse anteriore, dove tipicamente non c'è un granché di posto nel cofano di un'automobile. Quindi, sfruttando un attimo i modelli di simulazione di cui vi ho raccontato qualcosa stamattina, diciamo, abbiamo tirato fuori un dimensionamento di massima con delle performance ottenibili con diverse motorizzazioni, e siamo andati un attimo a definire un motore da 10 kW a 12 e una velocità massima a 12.000 giri da collegare sostanzialmente dove c'è la campana del cambio, visto che è ancora un cambio a 4 marce con la quinta sbalzo, per cui rimuovendo la campana si riesce ad accedere a uno dei due alberi di trasmissione del cambio, in un qualche modo, lo vediamo dopo abbozzato, collegare l'albero del motore elettrico lì. Quindi, una volta definito più o meno la posizione e la taglia degli oggetti, si procede, come diceva Francesco, con una scansione 3D, qui giusto per dare l'idea di che cosa si ottiene. A partire dall'automobile ottengo una superficie per cui ho un'idea degli ingombri, degli spazi a disposizione. Adesso qua è forse una delle scansioni meno utili per il posizionamento, però almeno rende l'idea di che cosa ottengo, perché lo vedo, è il fendinebbia anteriore. E dal punto di vista del riferimento alla componentistica, ai tempi si hanno valutate differenti soluzioni per il pacco batterie, per cui a partire da soluzioni litio-ioni cinesi, batteria Zebra, sale, diciamo un brevetto svizzero di Mesdea, l'azienda che citava anche prima Francesco, adesso scomparsa, litio-ioni francesi Saft, ma a costi improponibili, probabilmente anche per questioni politiche non volevano vendercele, piombo ma fuori peso, per cui andava molto ai 300 kg, per cui improponibile, e nitrio cadmio invece scartato per questioni che ormai si stava dismettendo per la pericolosità del cadmio. Fin della fiera siamo arrivati al secondo prototipo, nel senso con un 60 celle, quindi un 200 volt, un centinaio di chili di batterie,
che sostanzialmente stanno nel baule e occupano una ventina di centimetri del baule, per cui se vi immaginate il baule della punta, lo aprite, adesso è incassato, arrivate a livello. Oggetti sono molto simili a quelli che avete visto nelle slide prima, per cui avete il solito convertitore elettronico, inverter, chiamatelo un po' come volete, che a partire dalla tensione continua di batteria vi dà un sistema trifasi in uscita per alimentare il motore, la pompa del vuoto per mettere in depressione il master cylinder, telerotore, anche qui step di partenza, componentistica a carrello elevatore, questo è un Albright, sì, 96 volt 200 ampere. Nel senso che ai tempi non c'era ancora i Tico Kilowatt, non erano ancora in commercio, nel senso non si trovavano, per cui questi li riuscivamo a trovare e gli altri no, e il famoso DC-DC converter che fa le veci dell'alternatore quando il motore termico è spento. Dal punto di vista dell'impianto di trazione c'è un attimo da partire dalla batteria, andare all'inverter con una serie di segnali che sono un po' l'acceleratore, il freno, e ovviamente questo oggetto è in grado anche di darmi dei feedback, per cui darmi indietro uno stato del sistema, e visto che solitamente sono oggetti pensati per la trazione puramente elettrica, anche inglobato in se stesso il controllo di tutto quello che è l'impianto di raffreddamento, lampadine, freni, retromarcia e cose del genere, in quanto teoricamente il veicolo elettrico non deve innestare la retromarcia, ma è possibile farlo con un interruttore, per cui qualcuno deve accendere anche la lampadina. Che sono quelle cose che magari si diceva prima, no? Se uno lo fa artigianalmente, l'ultima cosa che gli viene in mente è la lampadina, e ha finito il mezzo, si accorge che manca la lampadina. Per cui a volte il know-how è anche di basso livello, però l'abbiamo imparato tutti sulla nostra pelle, no? Io la prima volta ho fatto un mezzo, la lampadina da retro non l'ho accesa. Ovviamente rispetto a un mezzo puramente elettrico abbiamo da gestire due propulsori che vanno opportunamente coordinati, per cui quello che si diceva prima, va in un qualche modo realizzato un circuito elettronico, e anche qua lo vedete in due livelli, nel senso che man mano si impara e si migliora, per cui qua siamo partiti da una scheda commerciale con una scheda di espansione fatta da noi, che poi è diventata un'unica scheda, per cui abbiamo seguito sia il progetto elettronico, questo è il layer di sopra della scheda, per cui vedete le piste tracciate, questo è una render 3D, e invece questa è la realizzazione della scheda vera e propria. Per cui, diciamo, man mano il lavoro prosegue, e con adesso schede di questo genere, che sono programmabili e tutto quanto, siamo in grado sia di scrivere sulla rete CAN, per cui far credere a tutto il resto dell'impianto del mezzo che il motore endotermico è acceso anche quando non è acceso, piuttosto che andare con una serie di RLE comandati dal microprocessore ad accendere e spegnere i vari oggetti a seconda della situazione operativa in cui siamo. Dal punto di vista del collegamento meccanico, dicevamo, ci siamo concentrati nella prima versione sul secondario del cambio Fiat a 5 rapporti, che non è la soluzione ottimale dal punto di vista della riduzione, in quanto non sfrutta la riduzione del cambio. Ne è poi stata fatta una seconda versione, che però non ho figura da mostrarvi, in quanto coperta da un brevetto e mi hanno detto di non mostrarle, per cui riusciamo a collegarci al primario del cambio e sfruttare anche il cambio nella modalità elettrica, per cui se dovessi trovarmi anche a pendenze improponibili posso sempre mettere la prima marcia e uscirne fuori, se no marcia fissa e vado via senza problemi. Seconda, terza, di solito ce la si cava comunque le marce adesso. Tendenzialmente vi direi seconda per avere un po' di più di brio. C'è un piccolo problema che la prima e la seconda non sono dimensionate per una vita limitata del cambio, per cui in terza ci posso rimanere per centinaia di migliaia di chilometri, in prima e in seconda no. Per cui anche dal punto di vista meccanico... La seconda è dimensione? No. No, penso la prima e basta. No, prima e seconda. Questo da Fiat. Sì, no, nel senso che vabbè, arrivati a questo livello noi abbiamo interloquito per un po' di tempo con Fiat, in quanto l'idea era quella di farne un po' di kit, fare un po' di mezzi, soprattutto nell'ambito pubbliche amministrazioni, piccole flotte aziendali, cominciare a vedere come andava su certi numeri. E vabbè, non c'erano ancora tutte le leggi da adesso neanche, e per cui per avere nulla osta Fiat ci ha detto innanzitutto ha storto il naso, nel senso che una soluzione del genere non ha un confine netto tra ciò che è loro e ciò che viene aggiunto dopo,
perché noi andavamo a mettere le mani nella scatola del cambio. Dopodiché entravamo sulla rete CAN e anche lì, apriti cielo, no? Nonostante ci fosse lì l'ingegnere elettronico di Fiat che fa sì, però se non scrivono sulla rete CAN non va il servosterzo, fa niente, cioè non c'è stato verso, no? E poi la risposta formale è stata sì, va bene, ve lo facciamo fare, ma vogliamo delle analisi, per cui dovete andare al CRF, perché non è che c'è scelta, farvi fare l'analisi a computer del crash test e di altre analisi dinamiche, per cui centinaia di migliaia di euro per questi conti che sapevamo fare anche noi, però li volevano dalla loro università privata. Perché... Allora, dipende dal motore, nel senso che se metti un motore da 3000 giri, sei 80 all'ora. Pensa al motore convenzionale, 3000 giri sei 80 all'ora, 3500. Prendi un motore elettrico che va anche a 5-6000 giri e sei arrivato dove devi arrivare, senza cambiare nulla del sistema di trasmissione a valle. Ok, tra le varie soluzioni, per questioni di praticità siamo finiti su una cinghia dentata, nel senso che ci consentiva di regolare all'ultimo qualsiasi cosa, nonostante, quindi vedete qui rappresentata la campana del cambio con i due alberi. Nella prima versione è stata tolta la quinta marcia, che poi è stata ripristinata nella versione definitiva coperta da brevetto. Diciamo che il sistema di collegamento rimane simile, nella versione definitiva rimangono i due grannaggi, e il sistema, che non è più a cinghia ma è diventato a catena, va a collegarsi al primario del cambio sul selettore. Ok, come si diceva prima, fatta la scansione 3D, sono stati sfruttati dei fori filettati che vengono utilizzati per il montaggio del robottino, per cui del sistema di cambio automatico, per cui è stata fissata questa piastra, studiata con gli elementi finiti e tutto quanto, in modo da poter collegare i due propulsori tra di loro. Il sistema è stato provato, montato al banco, prima di metterlo direttamente sul mezzo, e lo vedete qui, questo è il solito coperchietto che copre la quinta sbalzo, che momentaneamente era stato sigillato perché la lubrificazione passa addirittura all'interno degli alberi, per cui è stato un attimo tappato in una qualche maniera prima di passare alla versione definitiva, che ha ripristinato la circolazione dell'olio e tutto quanto. Mi abbasso così vedete qualche foto della realizzazione. Oppure avete utilizzato delle cinghie? No, questa è una cinghia che deriva dal mondo industriale, per cui ha dei rinforzi in fibra di carbonio, però niente di fatto apposta per noi. E quella è la posizione del motore elettrico? Nella prima versione sì, nella versione definitiva è stato anche leggermente alzato. Sembra un po' basso. Allora, è a livello con tutto il resto del basamento motore, era. Adesso è stato anche tirato su un po', nel senso che ovviamente quando tu arrivi sul dosso, se picchi con quello che sta davanti, mentre la coppa dell'olio è un po' più verso l'asse, per cui sei già un po' più in alto. E dal punto di vista della prima installazione, di solito tendiamo a fare una messa a punto generale del sistema, e questa è la posizione dei sedili posteriori, per cui una grande tavola di legno, gli oggetti a vista, in modo che si metta a punto la configurazione, per cui qualsiasi cavo è a portata di mano, si può modificare, si può intervenire, si definisce l'impianto, si definisce il sistema, si mette in bella, si nasconde e si fa tutto per bene. Vabbè, questo era giusto per dire questi oggetti come vengono, non è che vengono acquistati e sono pronti all'uso, vanno in un qualche modo configurati con tutta una serie di parametri e impostazioni da mettere dentro, per cui quello che si diceva prima, no? Adesso non esiste il kit pronto da montare, io devo comprare questo oggetto, io devo sapere che motore gli collego, devo mettere qua dentro dei numerini, settare alcune cose. Permesso che non c'è nessuna assistenza, qui almeno quando io lo salgo, beh, ma non è dai. No, tu l'hai usato qualche anno fa, 2 o 3 anni fa. Erano un centinaio di parametri, mi ricordo. E non c'erano spiegati. Allora, è vero, no? Nel senso che o uno sa come funziona il controllo del motore, allora da quella descrizione di quattro parole intuisce,
o se no è veramente un casino, nel senso che non ci sono descrizioni funzionali, perché sono sempre prodotti, questo non deriva dal mondo muletto, per cui sono centinaia all'anno, non penso ne facessero di più. Sì, per cui non sono su grandi numeri, per cui anche la documentazione manualistica è ridotta, perché adesso o andavi su da Willy Cassani o, o ti arrangiavi un po' in qualche maniera. Allora, dal punto di vista del resto dell'automobile, il fatto di togliere o averlo spento, nel senso che cambia poco, il motore endotermico, ci sono tutta una serie di rogne da risolversi, nel senso l'impianto frenante, ne abbiamo già parlato, basta mettere una pompetta, l'impianto ABS è abbastanza semplice da imbrogliare perché è datato, l'impianto ABS nasce prima della diffusione della rete CAN, per cui l'impianto ABS parte da solo, nel senso basta la chiave, basta mettere in tensione la centralina ABS sopra il livello minimo che è l'alternatore funziona e allora lui parte ed è attivo. Dal punto di vista del motore endotermico, accensione e spegnimento lo si fa esattamente come la chiave, nel senso che si taglia l'alimentazione elettrica e di conseguenza sia alla sua centralina che alla pompa iniezione combustibile, per cui non è più alimentato né elettricamente né dal punto di vista del carburante. La ricarica va col 12 volt, il grosso problema di questi mezzi invece rimane il servosterzo, se di tipo elettrico, perché il servosterzo elettrico è di nuova concezione, per cui non è sufficiente alimentarlo, vedere 13 volte e mezzo equivalenti dell'alternatore sta funzionando, ma vuole vedere anche tutta una serie di messaggi sulla rete CAN che gli fanno credere che il motore endotermico sta effettivamente girando. Per cui bisogna un attimo implementare nella centralina che si mette a bordo mezzo tutta una serie di finti messaggi che fanno credere a tutto il resto del sistema che il motore esista e che tutto stia funzionando correttamente. Sulla rete CAN penso che sappiate più o meno come funziona, vabbè, ormai è storia, nel senso che nasce oltre 20 anni fa, è molto semplice, anche se sulle auto attuali stiamo arrivando a saturare la capacità della rete CAN, difatti cominciano ad avere più linee CAN le auto oppure a cambiare addirittura il protocollo di comunicazione. Molto semplice, nel senso che avete due fili, potete mettere quanti oggetti volete su questa rete composta da due fili. Adesso qui c'è una piccola animazione, nel senso che dice io ho n nodi sulla rete, un nodo vuole parlare, se la rete è libera riesce a parlare lui, se no aspetta che la rete diventi libera, tutti ascoltano il messaggio e solo se sono interessato al contenuto del messaggio allora la centralina del servosterzo dell'ABS allora legge e decodifica il dato che viene inviato. Vabbè, questi abbiamo qualche filmatino fatto all'interno del piazzale, uno dei primi allestimenti, nel senso che l'attività scientifica dal nostro punto di vista non si ferma a realizzare il mezzo, ma realizzo il mezzo, ne registro le prestazioni, nell'ottica di valutare i consumi e gli andamenti effettivi delle prestazioni del mezzo e anche valutare la bontà dei nostri modelli di simulazione, per cui vedete qui la riproduzione di un ciclo percorso in modalità elettrica dove da un lato avete le misure sperimentali e dall'altro avete i risultati della nostra simulazione sullo stesso ciclo di guida, per cui diciamo che abbiamo dei consumi paragonabili, per cui siamo riusciti a fare un modello di simulazione sufficientemente accurato. Allora, sia dal punto di vista della batteria che dal punto di vista del motore, intuendo alcuni algoritmi di controllo del motore stesso. Quello che dicevo, messo a punto il sistema, viene messo tutto in bella, dal nostro punto di vista, per cui vuol dire sempre lavoro dal punto di vista del CAD 3D, cerco di sfruttare gli spazi che ho a disposizione, per cui questo è il vano moto di scorta dove sono stati messi l'inverter, il DCDC e la centralina di controllo, e sopra di esso è appoggiato il piano batteria con caricabatterie, telerotore, un po' di sensori, BMS, il master e il necessario. Ok? Dal punto di vista di quello che rimane nella parte anteriore, abbiamo nel cofano il depressore, la parte di raffreddamento del motore, il gruppo motore,
mentre in abitacolo abbiamo funghetto d'emergenza e una piccola console alfanumerica con un po' di pulsanti per la selezione delle modalità di guida, l'avanti e indietro di quando sono in elettrico, e un po' di informazioni per l'utente, soprattutto dal punto di vista dell'autonomia residua. Questo è un attimo come si presenta l'appunto allo stato attuale, per cui vedete qui sotto questo piano viene nascosto tutto quello che sono i componenti del kit. Là davanti abbiamo il display fatto sempre con una prototipazione rapida, per cui stampante a colla o similare, e diciamo l'abitacolo è praticamente intonso a meno di questo oggetto. Anche il cruscotto funziona, come non ha lampadine strane accese, grazie al fatto di aver speso del tempo e aver messo una centralina che riesca a imbrogliare il resto del mezzo. Penso con questo di aver concluso molto rapidamente, visti gli orari. Se ci sono domande, altrimenti vi ringrazio. Sì, io non concludo, perché tanto se qualcuno vuole continuare, diciamo, a fare domande, a lanciare osservazioni. Sì, sì, giustamente il cavo era nascosto. A fare osservazioni, io comunque quello che volevo, siccome qualcuno ha mostrato prima, non so se se n'è andato o no, qualche perplessità, no, sul fatto che ok, ma noi ci formiamo e poi ci formiamo su una cosa che non è sostenibile economicamente, su un qualcosa che in realtà gli sviluppi futuri su tantissime cose all'inizio l'hanno anche detto, no, è come internet nell'anno, l'ha detto Toro se non sbaglio, nell'anno in cui non si capiva bene che cosa poteva essere, se poteva essere usata, se poteva essere sviluppata, cioè gli sviluppi su questo non li sappiamo. La mia idea era molto semplice: ci sono attualmente dei finanziamenti che mi permettono di innanzitutto dialogare con dei soggetti, con degli operatori del mercato e formarli. Quindi la mia idea verso di voi era innanzitutto io vi formo, poi si vede che cosa succede, cioè, perché nel momento io, almeno io diciamo posso dire sì che sono cresciuto così, cioè io sfrutto i finanziamenti, perché fondamentalmente i finanziamenti è un po' una guida, no, che utilizza l'Europa o lo Stato per andare verso una direzione. Quindi io arrivo dove ci sono i finanziamenti, cioè mi faccio venire un'idea, la strutturo e la porto avanti. Non è la mia principale attività formare, non ho mai fatto grandi corsi di formazione, non è quello. Però nel momento in cui io studiavo e mi informavo su quello che facevano loro, è uscito questo bando, ho proposto così, proprio in una chiacchiera informale, ho detto ma vi interesserebbe un corso di formazione per la riconversione delle auto in auto elettriche? E mi hanno detto, oh guarda, sarebbe una bella cosa, anzi i laboratori dal basso è nato proprio per cercare di entrare nel tecnico piuttosto che nel teorico, perché di formazione la Puglia è stata investita, cioè non è che non ne abbiamo avuta, anzi la formazione tra virgolette è stata anche un po' stuprata, nel senso che ce n'è stata tanta di tutti i gusti, perché dove c'è i finanziamenti, a volte non, dove ci sono i finanziamenti non c'è qualità. E io questa volta ho pensato, ed infatti il primo appuntamento era questo, iniziare a vedere, a capire quali possono essere le vostre perplessità e spiegarvi bene a cosa si va incontro, cioè non è che vieni formato per una cosa che da giorno dopo inizi a fatturare, non è assolutamente così, però sì, innanzitutto io alla formazione non rinuncerei mai, soprattutto quando è gratis, perché a me può venire un'idea durante la formazione, un corso di formazione, la sviluppo con degli altri amici e domani faccio i soldi, semplicemente perché ho partecipato a quel corso di formazione. Io mi trovo qui semplicemente perché ho fatto un percorso formativo e per fortuna mi è stato finanziato anche quello, perché la Regione Puglia negli ultimi anni sta dando veramente tanto, soprattutto a quelli che come me non se lo potevano permettere, e quindi in un modo o nell'altro io ho fatto un master con i finanziamenti della Regione, poi ho aperto la mia prima impresa con i finanziamenti della Regione e adesso sto facendo una startup informatica con i finanziamenti del Ministero. Io e questa, cioè non voglio dire che è questo quello che dovrebbero fare tutti, però io voglio dire a quelli che sono rimasti o a quelli che ci ascoltano da casa, no? Mi viene un attimo questa espressione televisiva, ma cioè vorrei dire che innanzitutto, visto che questa formazione c'è ed è gratuita, io penso che un po' di giornate
nel vostro anno economico le potete perdere per formarvi in una cosa. E poi continuare a vedere sviluppi futuri, voglio dire, qui ci sono tra persone, cioè siamo tra persone abbastanza intelligenti e se siamo qui anche un po' innovative. Quindi è importante creare la rete, come hanno detto già, creare una rete e cercare di svilupparla, cioè cercare di sentirci, di mandarci mail, cose. Io poi manderò i contatti di Daniele, di Francesco, anche di Davide, perché tanto se li volete scrivere, cioè, non è che sono amici miei e me lo volete per me, cioè che siano anche amici vostri. L'importante è che si crea qualcosa. Il momento da sfruttare era questo. Infatti quando devo decidere se, e Francesco questo lo sa, cioè se farlo in una settimana tutto, compreso la mano d'opera, o non farlo proprio, o rinviarlo ad aprile, perché non si sa poi ad aprile se avremo questo finanziamento, io credo di sì, perché almeno c'è una certa volontà da parte della Regione. E parlando con Francesco, che poi quello era il mio unico pozzo della situazione sui meccatronici, ho detto: Francesco, ma tu una settimana dalla tua autofficina usciresti per seguire un corso che ti forma X? Ho detto: Francesco, una settimana no, non te la diamo, cioè noi della nostra categoria non ti diamo una settimana. Allora abbiamo preferito fare un giorno, in modo che oggi sapete a che cosa si va incontro, cioè è anche tra virgolette un po' follia addentrarsi in questo settore, perché costa per il momento, non si sa se dal punto di vista normativo andremo a buon fine, come tutti i settori un po' più innovativi sono altamente rischiosi, però dato che questo rischio vi sta costando zero, io credo che, voglio dire, una giornata di tempo, perché poi gli altri incontri li faremo di weekend, anzi indicatemi anche voi se preferite il venerdì o il sabato, cioè in modo che facciamo venire i tecnici di weekend in weekend, tanto loro il sabato in Puglia se lo vogliono, anzi mi hanno detto, cioè, sabato in Puglia per noi è il giorno preferito proprio. Hai amato, appena andiamo al mare. Eh sì, sì. Facciamo un pulmino per loro. Dove sono le auto, quella fine. Siate affamati e siate folli, così. Sì. No, però se avete altre domande, perché se li volete spolpare un altro po', soprattutto loro che stanno sul pezzo, voglio dire, e quindi le informazioni li girano intorno, o a volte sono loro le informazioni o il punto di partenza, la sorgente delle informazioni, spolpateli, perché io li chiederei tanto. Cioè, volete aggiungere qualcosa? Come si appunto? Io sono a posto così, grazie. No, non potevi, secondo, salve al pubblico a casa, non potevi ovviamente riassumere meglio uno l'impegno tuo che ormai da un anno che seguiamo insieme. E tu hai una passione che è quella giusta e che è quella che serve in questo settore, che è completamente nuovo, soprattutto in un settore e in una branca di quel settore in cui le case automobilistiche sono lì intorno, no? E invece chi costruisce qualcosa sono, cioè, i veri makers. Oggi c'era qualcuno che era fissato con i makers, me lo diceva più di una volta. Sono quelli che magari hanno bisogno di capire un attimino, di mettere le mani, come quello che abbiamo ripetuto prima. Il retrofit potrebbe partire e diventare una branca interessantissima, oppure no, però resta il fatto che forma a un nuovo tipo di veicolo, è un nuovo tipo di rete, è un nuovo tipo di economia dei trasporti. L'economia dei trasporti è fortissima, voi ci siete sopra, quindi sapete quanto è importante, che ha questa direzione. Cioè, se io posso dire una cosa sicura, i Vinao non si occupa solo di retrofit, come vi ho detto, avete visto, noi lavoriamo tantissimo su tutto l'intorno del veicolo elettrico in generale, e lo sapete benissimo perché lo vedete sui veicoli, il futuro sono veicoli elettrici. Quindi è una trazione completamente diversa, è una forma mentis completamente diversa, un modo di approccio in officina completamente diverso, un modo di approcciare anche alla città per come saranno ridimensionate completamente diverso. Significa non fra un anno o due, significa da qui 5, 10, 15 anni, comunque è comunque la vostra attività, che la continuate voi o la continuino i vostri figli. Se c'è la possibilità e persone impegnate come Francesco che riescono a trovare il modo di inserire una formazione gratuita che dia appunto questa infarinatura di elettrico, penso che sia una bellissima opportunità, che vi dico tranquillamente che al nord ancora non è partito, cioè non si è riusciti a trovare
degli appassionati come Francesco che la facessero partire in questa maniera. Anche i corsi che abbiamo già tenuto noi di ABC elettrico sono stati magari finanziati dalle stesse officine insieme alla Confartigianato, ma in modo locale. Non c'è stato un aggregatore invece che tira dentro così tante officine, quindi penso e così tanti professionisti. Da noi, dalla nostra parte, ovviamente la massima disponibilità sotto quel punto di vista, come anche sentirvi se avete dei dubbi nelle prossime settimane. Però penso che sia un'ottima occasione gestita da una persona che sta facendo molto sotto questo punto di vista.